Eccoci, benvenuti. Arriva Luigi Di Maio e ci facciamo spiegare tutto tra pochi minuti. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Buonasera, benvenuti di martedì. Allora, è una giornata chiave, chiaramente, perché domani, ecco qua, Luigi Di Maio. Luigi Di Maio sta arrivando, lui è l'uomo che al momento è obbligatorio ascoltare perché domani iniziano le consultazioni con Concita De Gregorio, perché prima di intervistare Di Maio, che pure sta arrivando, ci faremo spiegare da Concita De Gregorio e da Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, eccoli qua, sembra che li chiama all'appello, ma che si stanno tutti preparando, ci faremo spiegare che cosa sta per succedere. Poi domanderemo a Di Maio qual è la posizione dei 5 Stelle e poi Di Maio verrà commentato da Eugenio Scalfari. Benvenuto a Eugenio Scalfari che arriva alla nostra trasmissione. Considerate che Giuliano Cazzola si sommano naturalmente perché Di Maio viene dall'assemblea del Movimento 5 Stelle, ha parlato con i propri deputati, gli ha detto io mi organizzo così, vado al Quirinale, dico questo, quest'altro. Cosa direbbe? Praticamente che o Lega o PD potrebbero starci a fare il governo. Cosa succede dopo? Succede che arrivano i fatti, cioè Mario Giordano, Giuliano Cazzola e altri ospiti che stanno arrivando, Massimo Giannini e tanti altri ci spiegheranno che cosa di concreto può fare un governo. Tutto questo tra qualche secondo, perché sta per arrivare pure Gene Gnocchi, che immagino si stia preparando d'altra parte, Valentina Petrini, insomma sono tanti gli ospiti che vedremo parlare a breve. 30 secondi e si comincia. Concita De Gregorio, editorialista di Repubblica, fuori Roma su Rai 3, un successo lo sappiamo. Allora, da Milano, oggi ci sono delle novità, intanto sta arrivando Di Maio, ci spiegherà tutto per bene, ma quello che si sa, lui all'assemblea dei suoi eletti ha detto apriamo alla Lega, apriamo al PD, ma fuori Berlusconi e mettete da parte Renzi. Sì, è l'apertura della settimana delle consultazioni, diciamo che Di Maio si è fatto una lunga Pasqua, Pasquetta, abbiamo anche letto su Facebook le riflessioni che faceva durante il suo viaggio in macchina, alla fine delle riflessioni si arriva a questo punto. Ed è un'apertura importante perché per la prima volta dice che vuole fare il governo sia con la Lega che con il PD. Io credo, ho sempre creduto che il Movimento 5 Stelle rifiuterà l'alleanza con uno soltanto dei due perché non vuole assumere il colore politico dell'altro. Ha paura di diventare di destra se si allea con la Lega, ha paura di diventare di sinistra se si allea solo con il PD. Con entrambi, naturalmente costruzione politica tutta da dimostrare, riuscirebbe a dimostrare di essere quel partito di centro che ha conquistato le elezioni, quel ruolo lì, un ruolo di centralità. Naturalmente ci sono i veti. Il PD senza Renzi, la Lega senza Berlusconi, cioè tagliare con il passato, rottamare Berlusconi e rottamare Renzi. Ora le prime risposte non sembrano positive. Anzi, ci arriviamo. Concita, può essere che si apra a destra e a sinistra nello stesso momento? Io trovo incredibile che si possa anche solo immaginare un governo in cui la Lega e il PD stanno insieme. Cioè, lo trovo proprio... Non so, poi tutto può succedere. Però mi sembrerebbe una... Io ricordo che quando ci fu per un momento Stefano Rodotà, candidato alla presidenza della Repubblica, che era stato indicato dai 5 Stelle e che sembrava un candidato naturale sul quale il PD poteva assolutamente convergere in quello che è stato il turning point, no? Il peccato originale della politica di questi ultimi anni, cioè il tradimento dei 101, la mancata elezione di Prodi. Ecco, se non si fu in grado allora di eleggere Stefano Rodotà, Movimento 5 Stelle e PD insieme, in nome di un uomo che diciamo, avrebbe rappresentato davvero tutti, oggi... Inoltre insieme anche alla Lega mi sembra allora, no, cioè... togliamo quell'ipotesi di tutti e tre insieme, valutiamo le
una per una, perché Di Maio ora ce lo spiegherà meglio, però Di Maio potrebbe dire o il PD o la Lega, a me me ne basta uno. Che differenze ci sono? Io penso che il Movimento 5 Stelle dissento leggermente da quello che dice Marco, perché credo che non abbia paura di niente. Non hanno paura assolutamente, questo, cioè, attribuirgli la paura è, diciamo, attribuire a loro la propria intenzione. Se tu hai paura pensi che gli altri abbiano paura, ma loro secondo me non hanno paura. Per quello che io vedo girando l'Italia, mi sembra che stiano andando in una direzione che è quella che, se si tornasse a votare, raccoglierebbero ancora maggiori consensi. Oh, allora abbiamo quindi una tappa in più. Prego, concludi, quindi, poi a Marco da Milano. No, quindi voglio dire, non giocherei, non farei le previsioni sulla base della paura del Movimento 5 Stelle. Mi sembra più interessante il tema dei veti, cioè escludere Berlusconi e escludere Renzi. Berlusconi non si farà escludere tanto facilmente, solo se capisse che è veramente indispensabile la sua esclusione e mettendo a sua volta delle condizioni. Quindi tu poi ti ritroveresti magari un governo senza Berlusconi, ma con alcuni uomini chiave più berlusconiani, più berlusconiani di lui. Marco da Milano, guardiamo i veti da chi li subisce. Sappiamo che il PD ha già reagito, non se ne parla proprio. Salvini ha già detto nessuno ci dividerà. Cosa succede ora all'interno dei gruppi cui Di Maio chiede interlocuzione? Ma io dico, la paura dell'alleanza è un tratto distintivo del Movimento 5 Stelle in tutta la storia, anche il motivo per cui poi Rodotà non fu eletto presidente. Il PD è diviso, c'è stato addirittura il capogruppo al Senato Marcucci che ha detto non vedo l'ora di veder giurare il governo Di Maio Salvini. Un autolesionismo così grande non si era mai visto, non si era mai visto un partito così felice di essere all'opposizione. Di una coalizione che, se si venisse a formare, poi manderebbe la sinistra e il PD all'opposizione anche per decenni. Hai fatto tutta la campagna elettorale contro, dicendo un pericolo. Mentre nel perfetto manuale del dirigente del partito di sinistra, realista e responsabile, ci hanno sempre insegnato che bisognava allearsi con Berlusconi, con Verdini, fare i patti del Nazareno, con la Lega che era costola della sinistra, insomma ne abbiamo viste di tutti i colori, perché si diceva se gli altri hanno i voti noi dobbiamo in qualche modo allearci con qualcuno. Questa è la prima volta che il Partito Democratico tifa perché gli avversari si uniscono in una coalizione che diventerebbe invincibile. Ma anche perché gli esiti di questo che stai dicendo, cioè gli esiti del realismo, cercare il voto a centro, fare le larghe intese, esatto, gli esiti sono questi. Esatto. Cioè tu hai perso la tua identità andando a cercare il centro e addirittura a volte anche la destra e non hai trovato né l'uno né l'altro, cioè hai perso i voti a sinistra e non hai conquistato i voti. Ma io credo che questo sia una cosa che condivide. Ma io credo che l'unica cosa che il Movimento 5 Stelle vede questa fine che ha fatto il PD, alleandosi con la destra si è diventato un partito di destra o comunque un partito senza identità, e questo è il problema, è stato il problema elettorale ed è il problema politico. Ma all'interno del PD ci sarà qualcuno che dice beh sì, andiamoci a parlare o no? Sì, cominciano a vedersi Franceschini, Orlando, oggi lo stesso Martina ha detto non auspico un governo Lega Movimento 5 Stelle, che un modo di dire non sono d'accordo con Marcucci, uno non vede l'ora, l'altro non auspica. Adesso vediamo in questo giro di consultazioni se il non auspico diventa anche azione politica. Concita, o inerzia. Ci sono due nature nel PD che si confrontano a questo punto. Io credo che chi ha perso le elezioni dovrebbe stare all'opposizione. Perché la democrazia funziona così, poi dopo certo per stare al potere ci si può accordare, ma stare al potere è il contrario della politica. La politica è fare qualcosa non per te ma per gli altri, cioè avere un'idea di paese, avere un'idea di sviluppo, non è politica. Io posso anche pensare che mi conviene fare un'alleanza, non so, il PD, la Lega, il Movimento 5 Stelle e Berlusconi, mi conviene, ma non conviene all'Italia e non conviene agli elettori. Quindi... Però Marco da Milano, ora torno a dire, adesso arriva Di Maio e glielo domandiamo. Può essere che Salvini invece sia attirato da questa opportunità di scrollarsi di dosso Berlusconi? Sì, ma non subito, perché Salvini prima deve prendersi tutto il corpaccione di Forza Italia, e per prendersi il corpaccione sappiamo che in politica ci sono due modi per eliminare l'avversario:
uno è pugnalarlo e uno abbracciarlo per pugnalarlo. Ecco, mi sembra che Salvini, ma anche Di Maio, in queste prime battute di legislatura siano degli andreottiani sopraffini, usano il curaro, il pugnale, il veleno, il trasformismo, per cui appunto mi alleo col PD, con la Lega, l'indifferenza alle formule, che non c'è niente di nuovo in questo. Questa è la vecchia politica dai tempi di De Peretis a oggi. È il momento di domandarlo a Di Maio, ma prima Zene gli occhi. Allo Macron, come sta va Macron? Ah, mi stai dicendo che il mio viso risplende di salute? Gentile, mi fa piacere. Scusa però, Macron, volevo dirti che sono un po' preoccupato per l'invasione di Bardonecchia da parte dei tuoi gendarmi. Ma perché si sono fermati a Bardonecchia? Ci sono tante città italiane da sistemare. Se li mandavi qui a Roma, tanto che c'erano, i tuoi gendarmi potevano asfaltare le buche. Anzi, i tuoi gendarmi potevano venire qui a di martedì a prelevare cazzole alla Fornero. Ci facevi solo un favore, Macron. Macron, a proposito, salutami Sarkozy, che non se la... Come gli hanno dato i domiciliari per i soldi di Gheddafi? Poveretto, tutto il giorno a ascoltare Carla Bruni, che canta con la sua chitarrina. Va bene, Macron. Vabbè, ti saluti, Pirlun. Ciao. Ciao, Macron. Scusa, ma ero al telefono con Macron. Sì. Ho dovuto sistemare questa cosa di Bardonecchia. Sai che questa vicenda di Bardonecchia, tutti i politici hanno reagito indignati. Martina ha detto serve un vertice europeo sull'immigrazione. Salvini ha detto ma come, c'era da divertirsi e non mi hanno chiamato. Di Maio, sai cosa ha detto Di Maio? Ma la Francia confina con l'Italia. Ma veramente? È intervenuto anche Frattoianni di Liberi Uguali, ha detto ma davvero vi interessa la mia opinione? Ma non è mica abituato, no? Giovanni, come hai notato, è cambiato il vocabolario politico in queste ultime settimane in modo pazzesco. I 5 Stelle sono passati da reddito di cittadinanza a interventi a favore dei più poveri. Sì. La Lega è passata da flat tax a riduzione delle tasse. Il PD è passato da staremo all'opposizione a non contiamo un cazzo. In effetti, hanno dichiarato bro. No, in effetti è la verità, non contano più niente. Sono stati silurati anche dagli incarichi istituzionali minori, non hanno nessun segretario, nessun questore. Gli hanno dato dei ruoli marginali, guarda che ruoli gli hanno dato. La Boschi, guarda, è diventata barista la Buvette. Franceschino, te lo faccio vedere, fa l'usciera a Montecitorio. Emiliano, guardalo, fa il buttafuori alla Commissione Giustizia. No, cioè, c'è un po' di... Cioè, per dire, proprio di ieri Del Rio si è sfilato e ha detto che non è disposto a fare segretario del PD, cioè preferisce restare in politica. Ecco. Ma tutto questo perché succede? Perché succede tutto questo? Perché il PD è ostaggio di Renzi. Mentre io ti sto parlando, Renzi ha asserragliato al Nazareno e sta facendo le sue richieste per liberare il PD. Martina, ascoltami, sono il bomba! Per liberare il PD voglio che si riapra la ruota della fortuna, io sia il conduttore, voglio come balletta Deborah Serracchiani e poi voglio che mi siano restituiti tutti i voti delle europee, il 40%, e poi voglio che sia strappato l'abbonamento alla Roma di Claudio Amendola, che siano mandati al macero tutti i DVD dei Cesaroni, hai capito? Queste le mie condizioni. Ho una bella notizia comunque, Da questo mese sarà possibile guardare la Serie A in streaming, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Finalmente cade l'unico motivo che ci impediva di immigrare. Anche perché cosa stiamo a fare qua, scusa? Tanto finché non si concludono le consultazioni stiamo parlando a vanvera. Per le consultazioni la linea di Mattarella è quella di non dare l'incarico a nessuno dei due leader ma di cercare una figura di spicco all'interno del Parlamento, che è un po' come cercare di far fare una pizza margherita a cracco, diciamo la stessa cosa. Anche perché, tra l'altro non so se lo sai, ma secondo tutti gli analisti politici il primo giro di consultazioni sarà del tutto irrilevante. Quindi Mattarella potrebbe tranquillamente dare il preincarico a Bersani, no? Cosa dici? E poi con 5 Stelle... Poi, scusa, adesso io non so, però... Con 5 Stelle
Non si può parlare. Qualunque cosa gli chiedi ti rispondono, purché il premier sia Di Maio. Ieri ho incontrato Toninelli e gli ho detto, mi puoi pagare tu le mie tasse? Mi ha risposto, certo, purché il premier sia Di Maio. Ma scusa, è vero. Cioè, stamattina ero in ascensore con Vito Crimi, gli ho chiesto, senti, ti va se mia suocera viene in vacanza con te quest'estate? Mi ha risposto, certo, purché il premier sia Di Maio. Vabbè, allora sbrighiamoci a fare premier Di Maio. Approfittiamone. Perché Di Maio è sicuro, il premier sarà lui o nessuno, che poi è la stessa cosa. Diciamo, è la stupenda, sì. Si è proprio fissato, no, ma si è fissato con questa cosa di fare il premier. Lui sta proprio aprendo a tutti, a destra, a sinistra, al centro. Io l'ho visto ieri, Di Maio, che lasciava sui parabrezza delle auto dei bigliettini con su scritto vuoi governare con me? Telefonami a, e gli dava il numero di cellulare, una roba pazzesca. Di Maio ha detto anche che darà agli italiani le risposte che attendono da 30 anni. Quindi finalmente sapremo se Amanda Lear era un uomo o una donna. Ecco, questo è. E poi continua a far promesse, ha detto che vuole istituire il fisco digitale, così gli italiani potranno evadere le tasse con solo una semplice app. Con un click. Vedi? Ecco, solo con un click. Vedi? Anche i 5 Stelle stanno diventando casta, sì, sì. Fico continua ad andare in Parlamento in autobus, però non so se hai notato, si siede sempre dalla parte del finestrino. E questo non essere casta, secondo te cos'è? Anche Berlusconi ha provato a inserirsi nei discorsi di governo. Ha chiamato sia Salvini che Di Maio e gli ha detto, serve figa? A proposito di Berlusconi, scusa Giovanni, ma devo... Guarda, ho visto una cosa... Allora, questo te lo devo dire. Ho visto in anteprima, a proposito di Berlusconi, il film di Sorrentino. Allora, c'è una scena pazzesca dove ci sei tu, che sei interpretato da Johnny Depp. Sì, è vero. E mentre intervisti Brunetta, che è interpretato da Danny DeVito, arriva Berlusconi che pretende di sostituire a Di Martedì Pagnoncelli con Maristel Polanco. Tu gli dici, sarebbe una bella cosa, magari azzecca un sondaggio. In quel momento arriva Pagnoncelli, che è interpretato da Vin Diesel, e ti lapida a colpi di exit poll. Guarda, una è forte. Però io, Giovanni, una preoccupazione, te lo dico molto sinceramente, ce l'ho. Io sono preoccupato per Anna Maria Bernini. Quando è entrata in Parlamento, te la faccio vedere, era così, una bellissima ragazza. Dopo due legislature, guarda com'è diventata la Bernini. Guarda che roba. Non è sconvolgente? Cioè, il potere ti devasta. Io ho affidato alla Pixar uno studio fisionomico della Bernini e mi hanno mandato l'immagine di come sarà nella prossima legislatura la Bernini. Te la faccio vedere. Sarà Mickey Rourke. Quindi, il prossimo capogruppo di Forza Italia sarà Mickey Rourke. E ti faccio uno scoop. Sai come sarà Mickey Rourke tra 10 anni? Te lo faccio vedere, guarda. Sarà Emilio Pérez. Avvertite Mickey Rourke. Ma anche questa settimana noi, sai che continuiamo, vogliamo conoscere meglio i nuovi deputati del Parlamento. Te ne presento altri tre. Iniziamo con il primo, te lo faccio vedere. Lui si chiama Mustafa Salvini. Il partito è la Lega, la professione venditore di ruspe. Scopo nella politica, espellere oltre ai Rom anche i CD-ROM. Frase celebre, ho visto l'Isoardi dal vivo, ha la cellulite. Questa è la sua frase celebre. Secondo deputato è Furia Furetti, partito di 5 Stelle, lei fa di professione la social manager di Povia, scopo nella politica portare le Olimpiadi invernali ai lidi di Comacchio, frase celebre, se sarò eletta restituirò i 2 libri che ho fregato in biblioteca, questo è un bel gesto. E l'ultimo nuovo deputato, te lo faccio vedere, eccolo qui, nuovo deputato, lui si chiama Aristide Navone, è di Forza Italia, professione baby pensionato. Scopo nella politica è estendere i vitalizi a chi ha versato 3 mesi di contributi. Frase celebre, siamo tutti compatti su Tajani vicepremier. A proposito Giovanni, ti aggiorno anche questa settimana ovviamente su chi è salito sul carro dei vincitori, cioè sul carro dei 5 Stelle, te li faccio vedere, è salito questa settimana Maurizio Del Pietro, poi lo chef Tony, Sandro Maier senza parrucchino, poi Sandro Maier col parrucchino,
Paris Hilton con le mutande. No, vabbè. Paris Hilton senza mutande. E i Pooh, ma non Robby Facchinetti. Robby Facchinetti non sarà mica entrato nei Duran Duran, Robby Facchinetti. Comunque, Giovanni, anche tu avrai tirato un sospiro di sollievo come tutti noi quando hai saputo che la stazione spaziale cinese è caduta nell'oceano. Sì. Ma ti sarai anche chiesto, no, chi cavolo era il capo delle operazioni spaziali cinesi che ha combinato questo disastro chi facendoci era? Stare in pena tutti questi giorni? Te lo faccio vedere chi è. Eccolo là, il vecchio dalle mole. E giustamente l'ultima domanda che ti fai è questa: ma voi del governo del nulla non state facendo niente per noi, per l'Italia? Ma certo che noi facciamo, noi del nulla. Ti dico solo che abbiamo trovato la soluzione per il reddito di cittadinanza, verrà distribuito per categorie. Si inizierà con i pastori, perciò tutti i pastori che compileranno il nostro modulo avranno il reddito di transumanza. E poi non dite che non siamo al servizio del paese. Noi andiamo verso il nulla e non ci faremo mettere i piedi in testa da nessuno, da alcunché, da nessuno, ricordati, da nessuno. La copertina di Gene Gnocchi. Oggi cominciamo con Luigi Di Maio, il leader del Movimento 5 Stelle. Bentornato. Buonasera. Allora, sempre ben voluto qui dallo studio. Cercheremo di mettergliela un po' più in salita di come il nostro studio possa far pensare. Com'è cambiata la sua vita dopo le elezioni? Com'è cambiato il mondo intorno a lei? Beh, siamo secondo me a tanto così dal cambiare tutto. Abbiamo un'occasione storica a portata di mano, quindi sicuramente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sento la grande responsabilità adesso di non deludere le aspettative degli italiani. Sono altissime e abbiamo la possibilità di farcela. Molti osservatori hanno descritto una sua ulteriore istituzionalizzazione. Addirittura Beppe Grillo ha detto è un grande politico. Una volta sarebbe stato, no, un insulto dalle parti vostre. Invece adesso sarebbe stata un'offesa. Ma in questi anni abbiamo sempre anche citato grandi personaggi della politica, abbiamo sempre parlato di persone che sono state anche il nostro punto di riferimento, penso a Sandro Pertini, a tante figure che possiamo Pertini solo guardare con tanta ammirazione. Quindi politico di per sé non è un'offesa. Il vero grande problema in questo paese è che rispetto a delle istituzioni che sono sacre, queste istituzioni sono state dissacrate da alcuni uomini delle istituzioni che si sono comportati male. Pertini, eccolo, Pertini era un socialista, no? Era un socialista antifascista, ha fatto il carcere, è stata una persona che ha lottato per la libertà. Lei ha scelto lui come figura super partes o l'ha scelto perché è un socialista? No, io credo che Pertini sia patrimonio di tutti gli italiani, al di là che sia stato socialista o meno. È stato il Presidente della Repubblica e a breve lei andrà al Quirinale. Andrà al Quirinale e il Presidente della Repubblica si farà un'idea delle cose che penso. Ora immagino lei non ci possa dire le parole con cui si rivolgerà al Presidente Mattarella. Sarebbe anche irrispettoso nei confronti del Presidente, quindi facciamo prima le interlocuzioni durante le consultazioni. Poi, come forze politiche, trarremo anche le conclusioni di questo giro di consultazioni. Io le dico semplicemente. Ecco, le linee guida, ce le può dire un po' come si orienta? Le linee guida sicuramente, diciamo, perché è interesse di tutta la nazione. A me interessa portare al Quirinale giovedì, ci andrò alle 16.30, siamo gli ultimi perché siamo la delegazione più grande, siamo il gruppo parlamentare più grande. Dopo questo risultato straordinario, a me interessa portare al Quirinale la volontà del popolo, nel senso che bisogna chiarire che questa volta non si può tradire, le forze politiche non possono tradire la volontà popolare. In questi giorni sto sentendo di persone che si vogliono proporre al governo, Cottarelli, Cantone, Severino, con tutto il rispetto, queste sono persone che non hanno preso un voto, mi devono spiegare perché in un momento. No, voglio chiedere una cosa anche a lei, perché è un osservatore molto attento. In questi giorni sto sentendo da tanti analisti tanti nomi che hanno preso zero voti. Ma mi dovete spiegare perché l'unico nome che si esclude sempre è il mio, che ha preso 11 milioni di voti con 32,5%.
Cioè, allora, su questo però c'è da dire un'altra lei cosa. Lei lo sa perché, no? È chiaro lei lo che... sa perché lei non è l'unico che rappresenta la volontà del popolo. Cioè, no, il centrodestra complessivamente la rappresenta più o meno quanto lei. Beh, se noi analizziamo il centrodestra per come si è presentato alle elezioni, sappiamo che si sono presentati con 3 candidati premier diversi, con 3 programmi, e tra l'altro anche quando si è trattato di votare il presidente della Camera, Roberto Fico, mentre Lega e Fratelli d'Italia hanno tenuto fede ai patti, metà di Forza Italia non l'ha votato. Questo centrodestra è un po' di plastica, nel senso che adesso noi abbiamo Salvini, che è un candidato premier che ha preso il 17%, come io ero candidato premier del Movimento 5 Stelle, e sono candidato premier del Movimento 5 Stelle, e ho ottenuto il 32,5%. Sono questi i valori da mettere in campo. Però detto questo, le posso dire... Però non è così, perché il centrodestra erano alleati e dicevano chi prende più voti sarà il nostro candidato. Ne ha presi di più Salvini, ora il candidato del centrodestra è lui. Mi scusi, poi mi immagino che agli italiani tutti questi giochi interessino poco. La Meloni era candidata per Fratelli d'Italia, sì. Tajani era il candidato di Forza Italia, Salvini era il candidato della Lega. Però tutti e tre hanno detto poi chi prende ognuno... più voti è il candidato della coalizione. Sì, vabbè, però così è bello, perché prima si candidano l'uno contro l'altro, poi il giorno dopo scoprono di potersi mettere insieme dopo le elezioni. L'avevano detto prima, però ora ne parliamo. Però diciamo anche una cosa molto concreta agli italiani. Sappiamo che oggi i numeri, perché una forza politica governi da sola, non ci sono. Ed è chiaro che dobbiamo trovare una soluzione. Ora, io credo che su questo dobbiamo essere molto concreti, lo voglio dire anche qui stasera. Non possiamo parlare di alleanze, coalizioni. Io voglio proporre ai miei interlocutori delle altre forze politiche un contratto di governo, come si fa in Germania. Noi saremo forze politiche l'una contro l'altro perché siamo alternative, però adesso è in ballo l'interesse del Paese. Mettiamoci intorno a un tavolo, decidiamo le cose da fare con un contratto di governo, firmiamo di fronte agli italiani e si realizza il cambiamento del Paese. Chi sono i miei interlocutori? Uno è sicuramente, infatti questa è la domanda che tutti si stanno facendo. Prima di tutto, quali sono le due forze a cui mi rivolgo? Uno è un Partito Democratico che adesso deve scegliere se continuare a seguire la linea di Renzi, che è per fare un dispetto a me, al Movimento 5 Stelle, fa un dispetto al Paese, portando avanti una linea irresponsabile, perché il PD ha una grande opportunità e una grande responsabilità. Cioè, la responsabilità al PD, io mi rivolgo al Partito Democratico sua, che non ha... No, io mi rivolgo al Partito Democratico che in questo momento il Partito Democratico non ha più come segretario Matteo Renzi, l'abbiamo visto, sì. L'interlocutore è Martina, con cui abbiamo interloquito più volte anche in questi giorni, e io credo che il Partito Democratico abbia un'opportunità, che è quella di recepire il messaggio degli elettori che gli hanno detto avete sbagliato qualcosa, adesso forse è il momento di mettersi al lavoro per gli italiani davvero, ma anche una responsabilità, perché la legge elettorale l'hanno fatta loro, adesso non possono dire stiamo all'opposizione, l'avete fatta voi sta legge elettorale, doveva servire a mettervi insieme con Berlusconi il giorno dopo. E poi non ha funzionato. Quindi diciamo, primo interlocutore è sicuramente Martina, un Partito Democratico con l'attuale segretario e anche con delle persone, io l'ho sempre detto, l'abbiamo sempre detto, ci sono state delle persone che hanno lavorato bene in questi anni in quel partito, io non ho mai detto che erano tutti uguali, tant'è vero che la nostra ministra, candidata ministra dell'agricoltura che abbiamo presentato qui, sì, aveva espresso apprezzamenti per il ministro Martina, il ministro Minniti non ne abbiamo fatto un mistero, abbiamo a volte espresso apprezzamenti per il suo lavoro, lo stesso Franceschini con tutti i suoi limiti sui musei ha lavorato, quindi io dico cogliamo questa opportunità, facciamo un contratto di governo, non un'alleanza, non un accordo. Poi l'altro interlocutore è la Lega. Mi perdoni, una cosa di metodo intanto. Li mette insieme o parla prima con uno e poi con l'altro? Sono alternativi Io credo che siano alternativi per ovvie ragioni. Voglio parlare in maniera realistica, perché è inutile sognare. L'altra alternativa, l'altro interlocutore è la Lega. Però la Lega deve scegliere, perché noi anche con la Lega, con un contratto di governo, abbiamo a portata di mano la possibilità di cambiare alcune cose nel Paese, realizzando quei cavalli di battaglia di cui si è parlato per anni. Poi dobbiamo metterci d'accordo, perché in un contratto si mettono i punti nostri, i punti loro. Però deve scegliere Salvini tra la rivoluzione e la restaurazione, cioè se mollare Berlusconi e cominciare a cambiare l'Italia o restare attaccato a Berlusconi allora, e non cambiare nulla. Prima questione di metodo. Se io dovessi riassumere in maniera un po' brutale, lei si rivolge al PD se molla Renzi,
alla Lega se molla Berlusconi. Quelli decidono loro con chi andare. Nel caso del Partito Democratico, attualmente l'ha detto Renzi, Renzi è un senatore semplice, io interloquisco come ho fatto in questo periodo anche per le elezioni dei presidenti delle Camere, le vicepresidenze, dei questori, dei segretari di presidenza, con l'attuale segretario che è Martina. Poi dica il PD che cosa vuole fare, perché io sento che vuole stare all'opposizione, ma sento anche da altri esponenti che invece vuole aprire ad una possibilità di governo. Deve essere chiara una cosa però. Qui non stiamo parlando di accordi sottobanco, di alleanze. Io non so se sicuramente lo conosce la struttura del contratto di governo alla tedesca. Ci sono tutti i dettagli delle cose che si devono fare. Le si dice davanti agli italiani, si firma davanti agli italiani e poi si realizzano. Dopodiché c'è una cosa che bisogna... quella porta male. Quella lì porta male. Ha portato male alle ultime elezioni. C'è una cosa che sto vedendo, Floris, che c'è questa... questo complesso per il quale qualcuno pensa di dover essere il numero due del Movimento 5 Stelle, di Di Maio. Quello che voglio dire a queste persone: noi siamo la prima forza politica del paese e vogliamo riconosciuta la leadership del governo, per ovvie ragioni abbiamo ottenuto 11 milioni di voti, però qui si passa alla storia se si realizzano le cose, le faremo insieme sulla base di quel contratto di governo. Non si facciano complessare, diciamo così, dall'idea di essere i vice di qualcuno o dietro, sì, a qualcun altro. L'obiettivo sono gli italiani, però, i loro problemi e le soluzioni, diciamo, perché adesso di tempo non se ne deve perdere più, bisogna andare agli obiettivi e cominciare a migliorare la qualità della vita degli italiani. Non abbiate complessi di inferiorità per decidere chi guida cosa, però le direbbero loro: sei tu che li hai di superiorità. Perché mentre Salvini, ora poi parleremo del centrodestra, mentre Salvini ha detto, beh, io non è che mi impunto sul mio nome, o io un altro, le cose da fare sono importanti, lei a quanto pare ha detto, beh, l'incarico spetta a me. Perché lei pensa che Mattarella glielo darà? Questo lo deciderà il Presidente della Repubblica. Però lei andrà là a dire, io ho detto pubblicamente una cosa, che dobbiamo, secondo me, imparare dagli errori del passato, perché in Italia se ne sono fatti tanti, ma la politica non impara mai. Riportare alla guida del governo qualcuno che gli elettori non avevano visto durante la campagna elettorale significa fare lo stesso errore degli ultimi 5 anni che ha portato al tracollo del partito che ha sostenuto questa idea. Beh, però se io né dico, lei né Renzi potete io dico, Salvini giustamente, su cui ho avuto modo di dire, è una persona che ha mantenuto la parola sulle presidenze delle Camere, quindi io non voglio attaccare nessuno, ma Salvini è una persona che giustamente dice io non sono attaccato all'idea di fare il Premier. Sì. Io vorrei vedere Salvini col 32% se fa lo stesso discorso che fa col 17%. Cioè, siamo anche sì, in posizioni diverse. Siete in posizioni diverse, però, no? Diciamo, a parte quella discussione di prima, che la legge elettorale premiava le coalizioni, lui si è presentato una coalizione, lei non ha voluto mettersi d'accordo con nessuno prima. Adesso dice siamo pronti a metterci d'accordo, però le cose... diciamo, le chiacchiere stanno a zero, no? Se lei si mette d'accordo col PD o lei si mette d'accordo con la Lega, siete due entità che devono trovare un accordo. L'accordo si trova anche su un terzo nome. Poi siete sempre voi a capo. Secondo me, facendo questo, sì, seguendo la linea del Mister X che va a Palazzo Chigi, non faremo nient'altro che cadere negli stessi errori del passato. Perché il Movimento 5 Stelle dice, e stiamo dicendo, andiamo alla guida del governo per garantire agli italiani che si facciano veramente quelle cose che scriviamo nel contratto. E mi perdoni, ma dopo tanti anni di fregature, io qualche garanzia agli italiani, da lì gliela posso dare. Il contratto agli italiani non ha mai garantito... diciamo, il contratto firmato davanti agli italiani non ha mai garantito più di tanto. Però nel contratto quindi c'è anche la clausola Di Maio Premier. Questo è uno dei nostri punti, però come ho sempre detto, noi siamo disponibili a dialogare sui temi. Sono disponibile col Presidente della Repubblica a discutere dei ministri, perché è logico che se col Presidente della Repubblica si fanno delle valutazioni sui vari ministeri e c'è bisogno di flessibilità, io sono a disposizione del Presidente, qualora il Presidente dovesse chiamarmi, perché non voglio assolutamente tirarlo per la giacca. È chiaro però che noi dobbiamo parlare di cambiamento. Anche del primo ministro, ma i ministri, compreso il primo ministro, no. L'abbiamo sempre detto, la guida del governo deve spettare alla forza politica che ha preso più voti. Se mi trovate un'altra forza politica che ha ottenuto 11 milioni di voti, allora ne possiamo discutere. Okay. Ma è una questione di rispetto nei confronti dei cittadini. Allora, mi si permetta un'ultima cosa. Io parlo di governo del cambiamento ed è difficile immaginare un governo del cambiamento con dentro
Silvio Berlusconi, che ha rappresentato colui che voleva mantenere lo status quo in questi anni. Ed è anche per questo che ho detto la Lega deve decidere se la rivoluzione o la restaurazione del vecchio regime dal punto di vista metaforico. Quindi l'appello... Muoviamo, siccome è un'intervista importante, no, quella che stiamo facendo, per gli italiani devono capire. Allora, i 5 Stelle dicono... Il PD, che se in pratica inizia a dialogare per noi, ha nei fatti archiviato la linea dell'Aventino di Matteo Renzi, attraverso il suo reggente Martina. La Lega, invece, sì, la Lega, ma non il centrodestra. O, ok alla Lega, comprensivo di un centrodestra, basta che non ci siano nomi particolarmente pesanti legati alla storia di Silvio Berlusconi. Cioè, voi i voti di Forza Italia li prendete o no? Ma Forza Italia è il partito di Berlusconi, quindi è inutile stiamo qui a raccontarci adesso il vice coordinatore, il vicepresidente, è Berlusconi. Con tutto il rispetto, io non voglio influenzare le decisioni di Forza Italia. L'unica cosa che dico è, se veramente... vogliamo andare a Palazzo Chigi, ci dobbiamo andare per cambiare le cose. Non avrebbe alcun senso fare il Presidente del Consiglio per non cambiare nulla, perché si finirebbe come tutti gli altri. Però senta, io sono andato a ricercarmi le dichiarazioni della Casellati, no? Su Imisir disse sentenza politica, su nel 2013 su Berlusconi le leggi ad personam ebbe un ruolo fondamentale. Quando si tratta però, quando si è trattato di eleggere la prima carica del Senato, quelli di Forza Italia andavano bene. Magari non Romani condannato per peculato, però la Casellati è di Forza Italia. Prima nome di tutto estremamente stiamo parlando legale. Di due cariche di garanzia. Io sono sicuro che la Presidente Casellati nel ruolo di Presidente del Senato saprà essere garante di tutti, come il Presidente Roberto Fico che abbiamo eletto col Movimento 5 Stelle. Le posso dire, con Roberto Fico, Presidente della Camera, e Riccardo Fraccaro, che è un nostro parlamentare questore anziano, per i vitalizi non c'è più scampo. Adesso ora ne parliamo, ne parleremo a lungo in questa tagliare. Puntata. Però le dico, per completare il discorso, perché l'osservazione che faceva... Ecco, Senato vota la decadenza di Berlusconi, la Casellati, è un voto politico, io una non sono stato disposto a tutto per ottenere la presidenza della Camera. Quando Berlusconi ha detto ti devi venire a sedere al tavolo con me e devi parlare con me, io ho detto non porterò il movimento in un Nazareno bis, perché l'abbiamo visto che tutti quelli che erano disposti a fare tutto poi... Allora, presumibilmente, riprendiamo il discorso dalla parte del PD. Il PD ci vuole tempo, no? Per archiviare la posizione dell'Aventino. Non è una cosa che possono dire da oggi al domani. Lei quindi si aspetta da quella parte almeno che parta un dibattito che avrà i suoi tempi, immagino. Mi pare che sia già in corso. Io non devo influenzare le dinamiche, ci penserà il segretario Martina, non devo influenzare le dinamiche di quel partito. Mi permetto solo di dire che l'Italia non ha tantissimo tempo, cioè i cittadini aspettano delle soluzioni ai loro problemi, quindi seguiremo tutto il percorso che sarà indicato dal Presidente della Repubblica. Poi, questa è una legge che è stata progettata per far sì che una sola forza politica non potesse governare da sola. Noi ci siamo andati vicino, non ci siamo arrivati. Poi voglio dire un'altra cosa, se non ci dovessero essere le condizioni, io non lo spero, ma se non ci dovessero essere le condizioni per formare un governo, si torna al voto. Io sono sicuro che gli italiani voteranno ad un ballottaggio tra noi e forse Salvini, se vorrà candidarsi col centrodestra o con la Lega, un ballottaggio e si deciderà finalmente chi dovrà andare al governo. E posso dire una cosa, siamo gli unici in questo momento che hanno solo vantaggi ad andare a votare, perché Salvini vuole prendere i voti di Forza Italia, il PD si deve ricostruire. Beh, noi andando a votare avremo PD, solo no? Vantaggi. E invece siamo qui a cercare di trovare una soluzione. La voglio trovare sinceramente e questo lo dico anche, lo dirò anche al Presidente della Repubblica. Allora, torniamo dall'altra parte. Posto che lei stesso dice non voglio pilotare quello che succede nelle altre coalizioni, ma sostanzialmente lei sta facendo il regista, cioè dice al PD liberatevi della linea Renzi. Alla Lega gli dice scarica Forza Italia, che tanto immagino che comprensivo di questo discorso sia che poi i parlamentari, bene o male, andrebbero... confluirebbero questo verso... Questo lo decide il segretario della Lega, mica io. Perché se no diventa un appello ai volta Gabbana. Cioè, infatti, lei solo con i voti della Lega... Io ho fatto, e come vede io mi ho fatto perdoni, un lei solo con i voti politiche. Della Lega sì. non ce la fa, se ce la fa ce la fa in maniera traballante, serve anche Forza Italia. No, non è vero. Guardi, abbiamo i calcoli, allora vediamo il primo... lei ha fatto i calcoli che le basta il voto della Lega, dei parlamentari numerici della Lega? Noi più Lega o noi più PD abbiamo la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. Sì, col PD di pochi parlamentari.
Quanti sono pochi, mi dica? Abbiamo perché i perché l'ultimo cartelli, governo si leggeva, conti, si leggeva su 4-5. Qui stiamo parlando di decine in entrambi i casi. Però lei dice che vuole un governo epocale. Stiamo aspettate, vediamo il cartello. In entrambi i casi. Abbiamo pure il tempo. Ecco, allora, più centrodestra, vabbè, fate proprio. E quello è escluso. 5 Stelle più Lega 347 sono quindi una trentina in più di quelli che servono. E li vuole buttare 30 parlamentari. Qualcuno diventerà ministro. Di questi tempi 30 parlamentari. Qualcuno diventa ministro, anche se lei ne aveva presentati altri. Qualcuno diventa sottosegretario. Qualcuno sta male. Questi sono governi che sempre sono stati. Poi questa è la Camera, il Senato è ancora più difficile. 5 Stelle più PD proprio ce la fate proprio di poco, poco, poco. Qua si rinizia la storia del passato in qualche misura, quei governi di coalizione, posto che ci devono essere dei terremoti per provocarglieli, la Lega si deve staccare a Berlusconi, il PD deve mollare Renzi e ce la fate per il... Guardi, questo schema, ora al di là delle battute mi ha permesso anche di sdrammatizzare, ma questo schema qui che lei vede delle somme dei voti è a cosa ci ha ridotto questa legge elettorale? Sì. Ora si prendano tutti la responsabilità di quello che hanno votato, anche perché gli unici che non l'hanno votato questa legge elettorale siamo stati noi. Lei prima parlava di regista. Io dico solo che sentiamo la responsabilità di essere la prima forza politica del paese con un risultato straordinario e non siamo qui a dire fare. Sono problemi vostri, siamo qui a dire facciamo un contratto di fronte agli italiani di governo e cominciamo a governare per gli italiani, perché il voto del 4 marzo sicuramente ha comunicato questo possiamo fare, e dice questa di è la mia proposta. Io questo è il... riesco a fare. Allora, pensiamo a un asse. Anzi, facciamo un passo ancora indietro. Qua stiamo prendendo tutto il suo punto di vista, cioè che destra o sinistra siano la stessa cosa. Non le viene mai il dubbio che ci potrebbe essere invece un'ispirazione culturale che vi impedisca o vi diriga a parlare verso qualcuno? Noi abbiamo un'anima fondamentalmente sociale, noi abbiamo un'anima fondamentalmente che chiede ordine, rigore, sicurezza, noi abbiamo un'anima che fondamentalmente chiede solidarietà. Non si sente in dovere di rivolgersi a qualcuno più simile a lei, o sono tutti simili a voi o tutti diversi da voi? Beh, è proprio per questo che non ho parlato di alleanza, Floris. Deve essere molto importante anche per gli italiani questo concetto. Io non ho detto che con queste forze politiche andremo d'amore d'accordo per il resto della nostra vita, tutt'altro, saremo sempre forze politiche alternative, ma il vantaggio di essere una forza politica che ha sempre detto di essere né di destra né di sinistra è poter dire scriviamo i punti che vogliamo realizzare, contrattiamoli, significa che magari su qualcuno non sarò d'accordo degli altri e loro su me, cosa non siamo e cosa non vogliamo, e cominciamo, ma se io le ad affrontare le questioni. Lui come lo descrive? Lì piacere. No, piacere di conoscerlo. Però, diciamo, cosa non siamo e cosa non vogliamo, ma cosa siete? Lei mi dica che forza è i 5 Stelle, cosa vuole dal governo del paese, cosa intende per bene comune? Io voglio migliorare la qualità della vita degli italiani. Per anni gli è stato detto agli italiani abbiamo migliorato la qualità della vostra vita. E loro sentivano questa notizia e dicevano ma la mia famiglia non sta meglio, mio figlio non è più felice. Ora la grande sfida è non dire con degli indici PIL, disoccupazione, occupazione, digli che stanno meglio, e fare in modo che possano percepire il miglioramento, perché noi abbiamo lavorato bene, senza neanche sbandierarlo ai 420 il fatto che abbiamo lavorato bene. E anche quello che ha detto, mi trovo qui a citare Giorgio Napolitano nel suo discorso al Senato quando ha iniziato a... ha detto... questo fatto di celebrare i risultati ha allontanato gli italiani dalle istituzioni. È vero, perché se gli dici che la disoccupazione giovanile sta calando, ma il loro figlio ancora non riesce a trovare lavoro, queste persone non riescono neanche a comprenderlo il linguaggio della politica. Noi ci dobbiamo mettere a lavorare sui fatti, e se saranno fatti buoni, la loro vita migliorerà, la di nostra tutti, vita migliorerà, tutti, la qualità conte, della vita degli italiani migliorerà. Dell'imprenditore, dell'operaio, certo, del... ma tutti certo, insieme. Certo. Dice Eugenio Scalfari, che sta ascoltando la nostra intervista, dopo parleremo con lui, in alcuni interventi a un certo punto ha fatto quasi una provocazione, ha detto ma voi potreste essere la nuova sinistra italiana. D'altronde Salvini è evidente che è il centrodestra, no? Uno finisce le elezioni, si sveglia e dice chi ha vinto, la destra e i Salvini o voi eravate o? Potreste essere il nuovo centrosinistra? Secondo me ragionare ancora con i vecchi schemi, con tutto il rispetto per il ragionamento di Eugenio Scalfari, non, con i vecchi schemi, se ragioniamo ancora tra destra e sinistra, finiamo per allontanarci dalle persone.
Oggi io giro per le strade, sono stato questa Pasqua nella mia città, Pomigliano d'Arco, dove abbiamo ottenuto quasi il 65% del risultato, e tutti mi dicevano: a noi interessa che si faccia un governo che risolva i nostri problemi. E a me dicevano: mi raccomando, fai in modo da realizzare quello che dite, da fare quello che dite. Ed è per questo che diciamo: dateci la presidenza del Consiglio dei Ministri, perché vogliamo garantire agli italiani che finalmente si faccia quello che si è detto prima. Allora, adesso vediamo un po' di andare sui contenuti, no? Così capiamo che cosa stiamo organizzando. Prima non abbiamo valutato un'ipotesi, l'ipotesi che prima di votare si possa fare un governo con tutte le forze che individuino una legge elettorale che dia un risultato diverso, almeno diciamo che aggreghi in maniera differente il consenso. Dopo un risultato come questo, delle elezioni, non solo quello del Movimento, in generale, dopo questo scenario politico che si sta delineando, un terremoto politico che gli italiani hanno provocato, mettersi adesso a dire: guardate, abbiamo scherzato, facciamo un governo di tutti solo per fare una legge elettorale, portiamo l'Italia in una discussione tra sbarramenti, premi di maggioranza per un anno, io credo che gli italiani abbiano pazienza, ma c'è un limite a quella pazienza. Allora, fino... e non credo che reggerebbero un altro anno del genere. Quindi... allora, spostiamoci in questi due tavoli che dovrebbe fare, immagino li porterà avanti contemporaneamente PD e Lega, no? Questi due dialoghi. Beh, io adesso ho fatto prima una, ho fatto una proposta. No, adesso mi aspetto una risposta. Io devo dire anche che c'è stata una prima interlocuzione tra i nostri capigruppo, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, con i capigruppo delle forze politiche. Il PD è l'unico che ha deciso di non presentarsi a questo tavolo in cui volevamo parlare di temi, non volevamo parlare neanche di premiership, di governo, di temi. Però non demordo, continueremo a proporre a tutte queste forze che ho indicato un incontro sui temi per stabilire un programma dei lavori della futura legislatura. E spero che possano rispondere. Però, detto questo, lo schema potrebbe essere un programma dei lavori della legislatura, utilizzare diciamo il potere legislativo per trovare dell'unione. Io credo, guardi, che il contratto di governo diciamo sul modello tedesco è molto chiaro, perché se lo vede sono veramente decine e decine di pagine, non solo punti, ma decine di pagine, in cui si spiega come si vogliono fare le cose. Ecco, mi dica i punti, i capotitoli. No, allora, questo primo... dipenderà dalla contrattazione, non lo posso dire qui. Dobbiamo mettere al centro i nostri temi. Lei riconosce che erano i nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani che ho portato avanti in tutta la campagna, insieme economia, a tutto il sicurezza. Movimento. Adesso ci aspettiamo le proposte dagli altri e poi intorno a un tavolo stabiliremo quali sono i punti che sono prioritari per tutti quanti allora, noi. Partiamo da quello che in questo contratto di programma non sì, c'è. Sì, però io il contratto non lo posso fare da lei, Floris, lo devo fare. Se vuole, noi lo scriviamo tutti volentieri. Abbia pazienza, non per essere scortese o per aggirare le domande, ma se qui cominciamo a imporre i temi, l'unico modo per far fallire questa proposta è cominciare a imporre temi. Noi abbiamo dei capisaldi e li conoscete tutti, però dialoghiamo e troviamo la soluzione migliore per gli italiani, non per noi. Senta, però allora iniziamo da quello che in questo contratto non c'è, non ci sarà sicuramente il conflitto di interessi, perché mettere in imbarazzo quelli del centrodestra che verranno da voi con una legge che vada a colpire proprio Silvio Berlusconi, immagino. Ma perché qui si parte sempre dal presupposto che chi parla di conflitto di interessi sta parlando di Berlusconi. È chiaro che Berlusconi teme il conflitto di interessi e non è un caso che io le ho detto che con Berlusconi non si può fare un governo del cambiamento, perché lui tende a lasciare le cose come sono. Ma quanti imprenditori non famosi in Italia hanno subito il fatto che quando si presentavano ad una gara d'appalto c'era un altro imprenditore amico del sindaco, del presidente di regione, che gli passava davanti senza merito? Il conflitto di interessi è una questione che riguarda le imprese, i commercianti che vantano il diritto di partecipare per esempio alle gare pubbliche senza vedersi sorpassati da un furbo che viene chiamato anche furbo quando invece è solo un disonesto. Perciò la legge sul conflitto di interessi è importante. Quindi e non sarà... concentrata sul patrimonio, diciamo sul mercato radiotelevisivo, vi inizierete a occupare di altro. La legge sul conflitto di interessi è a 360 gradi, okay. E noi l'abbiamo già presentata, però deve essere chiara una non cosa, negoziabile. Deve essere chiara una cosa, non è un tema contro la Boschi o contro Berlusconi, è un tema di civiltà dell'Italia e ovviamente è una delle questioni che abbiamo sempre posto e che citavo tra i capisaldi di cui parlavo prima. Le tasse, ve la siete cavata un po' facilmente forse alla fine delle elezioni, quando si iniziava a capire che l'accordo su Fico e un esponente di Forza Italia c'era, si iniziava a respirare aria di una possibile intesa di governo tra Lega e 5 Stelle. Giorgetti aveva detto
tasse più basse. Lei ha detto sì, tasse più basse sì, poi sostegna l'occupazione, sì sì, anche sostegna l'occupazione. Allora qua invece c'erano dei precisi impegni da una parte e dall'altra, diciamo. Partiamo dal reddito di cittadinanza. Ma perché io ho mai detto di voler alzare le tasse? Quale forza politica dice di non voler abbassare le tasse? Abbia pazienza, diciamo... non è questione di destra o di sinistra. No, perché stiamo entrando... Questo è qualificante nel momento di dibattito politico. Mi permetto, Floris, qui c'è un grande vantaggio anche, no, su questa... proposta del contratto. Sa cosa mi ha colpito? Toninelli che ha detto la flat tax sì se è costituzionale. Ma se non è costituzionale come si fa a fare? Cioè per forza che deve essere costituzionale. Qualsiasi legge sia anticostituzionale. Ma lei si meraviglia. Ma quante leggi incostituzionali sono state fatte in questi anni e sono state bocciate dalla Corte Costituzionale? Sì, ma se lei dice, presentano se una legge... non è costituzionale non si può fare. A me non sembra, mi sembra un prerequisito politico. Sentita questa responsabilità in sì, questi però anni. Mi sembra un prerequisito politico. La Guardi, costituzionalità secondo non è me, che si accetta tutto secondo me che stiamo entrando in un discorso che allora, le tasse sui temi, le tasse, il reddito di cittadinanza, gli altri temi, sono tutti temi abbastanza trasversali che tutti hanno citato in campagna elettorale. Ora, qual è il compito della prima forza politica? È mettere alla prova dei fatti tutti e dire avete detto queste cose in campagna, adesso facciamole, perché tutti le avete dette, abbassamento delle tasse, abbassamento delle tasse, sostegno al reddito. Il reddito di cittadinanza, diciamo, quello però immagino sia un po' un tratto qualificante del vostro programma, quello immagino sia un punto non negoziabile, no? In molti l'hanno letto, iniziano ad aprire anche figure autorevoli, noi abbiamo sentito qua in qualche misura Cottarelli, Mario Monti, la Fornero pure, dicono beh, diciamo, dipende a cosa si rinuncia. Voi quando parlate di reddito di cittadinanza pensate a un qualcosa da aggiungere al sistema che già c'è di assistenza, di welfare, di tassazione, o qualcosa che riorganizza un po' tutto il sistema? Perché ad esempio questo nei confronti del PD potrebbe essere un tema importante della trattativa. Io lo so che è paradossale, ma sostanzialmente noi abbiamo una premura con il reddito di cittadinanza, di non dare soldi a chi non vuol fare nulla. Cosa che invece sta succedendo con altri strumenti di sostegno al reddito, anche con alcuni ammortizzatori sociali che per anni si sono erogati, senza però dare la possibilità a chi li riceveva di riqualificarsi lavorativamente. Allora, nelle prossime settimane sarò anche impegnato a spiegarlo meglio il reddito di cittadinanza, perché magari è stato compreso male o è stato raccontato male. Da qua, se vuole. A me interessa spiegare che il reddito di cittadinanza, che esiste in tutti i paesi d'Europa, funziona in un modo. Se io perdo il lavoro e ho dei figli, e ho un tempo che lo Stato mi dà per riqualificarmi lavorativamente e reinserirmi in un altro lavoro, quando perdo il lavoro, in quell'arco di tempo in cui mi sto formando per un nuovo lavoro, devo averlo un piccolo reddito per mantenere i miei figli o dobbiamo finire tutti in mezzo ad una strada? Questo strumento oggi è importante perché tanti lavori stanno sparendo e tanti lavori stanno nascendo adesso e tante persone anche a 50 anni, non solo i giovani ma anche i meno giovani, hanno bisogno di avere il tempo di riqualificarsi con dei centri per l'impiego che non siano un'umiliazione per gli italiani ma un grande sostegno per gli italiani. Quando Matteo Salvini dice se è una misura a tempo se ne può discutere, in qualche misura corrisponde anche a quello che stai dicendo, cioè nel tempo della disoccupazione, nel tempo in cui... Leggendo la legge sul reddito di cittadinanza che abbiamo presentato in questi anni, scoprirete tutti che è un reddito a tempo, perché nessuno vuol dare i soldi alle persone a vita per non fargli fare nulla, perché magari chi lavora dice ma io sto pagando uno per non fargli fare nulla. Non è questo proprio il nostro obiettivo, è esattamente il contrario, è dire... che tu abbia 18 anni, 50 anni o 60 anni e non hai lavoro, io ti do l'opportunità di formarti per un nuovo lavoro. Intanto ti corrisponde un reddito, ma tu mi dai 8 ore a settimana gratuite di lavori di pubblica utilità per il tuo comune, perché se lo Stato ti dà qualcosa, tu devi dare qualcosa allo Stato. Senta, Cartello 13 ci dice che mentre voi porterete avanti queste trattative sulla riforma dell'universo, del mondo, sulla nuova era che arriva, bisogna trovare 12 miliardi e mezzo per evitare l'aumento dell'IVA, bisogna trovare 5 miliardi di spese, quelle che insomma servono per mandare avanti un po' tutto, i militari, le ferrovie. L'Europa ci chiede 3 miliardi e mezzo, 5 miliardi, qua si è sempre detto, beh vabbè però con l'Europa ha trattato Renzi, figuriamoci un governo nato con questo potere, però oggi arriva la notizia che altri 5 ne servono per coprire il deficit che hanno creato le banche venete. Allora, qua ci sono almeno 20 miliardi da trovare a breve. Lei, che è un potenziale premier di questo paese, ha già le idee, immagino, sì, chiare il giorno su cosa dopo, fare. Il giorno dopo le elezioni, il 5 marzo, ho convocato una riunione
tra Andrea Roventini, che è il nostro candidato ministro dell'economia, e alcuni parlamentari nostri che si sono sempre occupati dell'economia, delle questioni di bilancio, per iniziare a scrivere la nostra proposta di DEF, del documento di economia e finanze, che inizierà la discussione all'incirca la settimana prossima in Parlamento. Anche perché il vecchio governo dovrà fare una proposta di DEF, ma il nuovo Parlamento dovrà votarla, quindi sarà molto importante trovare le soluzioni. Noi quei soldi li abbiamo già trovati, quindi siamo pronti alla discussione con tutti. Li avete già trovati? Ci può dare un'idea? Abbiamo un documento di economia e finanza e presto vedrete. Ma più o meno, cioè, sono, da dove li tirate fuori? Sono nuove tasse alternative? No, nuove tasse no, tagliate, ma sono detrazioni. Sono coperture nell'ambito del bilancio dello Stato. Io ve l'ho sempre detto che ci sono così tanti soldi nel bilancio dello Stato e dobbiamo solo andare a tagliare nei posti giusti e recuperarli. Adesso è il grande momento. Questo è il grande momento. Cottarelli diceva che non è così facile, dice. Voi mi pare che nell'ambito io non ho dello... mai detto che sia facile. Sì, Cottarelli dice che ho individuato 30 miliardi da fare in tanti anni. Qua già ne hanno stanziati 10 per fare tante cose e ne rimarrebbero 20 difficili da trovare. Lei 20 li trova solo tagliando. Io credo che taglia il professor le detrazioni Cottarelli fiscali, sia più diciamo. Consapevole, sicuramente più competente di me su queste materie. E sa bene che il suo piano di spending review, che non è mai stato realizzato fino alla fine perché la politica non voleva, abbia al suo spazi. Interno tanti spazi per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Senta, i vitalizi, quella foto di Fico in autobus era un po' eccessiva, no? Ma Roberto ha sempre preso l'autobus o il taxi. Ora ha preso l'autobus e l'hanno criticato e gli hanno detto ma tu prendi il taxi. Guardi, ovviamente... Lo sa che girano su internet, c'è... Gira di tutto. Sì, l'autobus tutto, arancione tutto. Che porta Fico a fianco l'autobus della polizia di scorta. No? Cioè, quella è una figura... Il presidente della Camera, Roberto Fico, oggi giustamente sta cercando di portare avanti la sua vita come la portava avanti prima da deputato semplice. Vabbè, poi ci sono tante questioni che dovrà affrontare, che riguardano la sicurezza e la terza carica dello Stato. Però la cosa fantastica è il presidente della Camera prende l'autobus, la vecchia politica lo critica e gli dice, ah, tu prendevi i taxi, ma gli altri hanno solo preso le auto blu in questi anni. Noi al massimo i taxi e gli autobus. Diciamo, si rende conto, no, se quella, che è una bravissima persona sicuramente, se quella signora seduta davanti a Roberto Fico si gira e gli dà uno schiaffo al presidente della Camera. Allora, facciamo una cosa. La prossima volta che vengo da lei, le porto il numero di scortati che ci sono in Francia, dove c'è un allarme, c'è un allarme terrorismo molto alto, in Francia sicuramente più dell'Italia, ci sono stati degli attentati enormi, il numero degli scortati in Francia e il numero degli scortati in Italia. Facciamo un paragone tra quante sono le scorte politiche in Italia e le scorte alla politica francese. Poi mi dia un punto per chiarire cosa farete con i vitalizi. Te ne parleremo ora in trasmissione. L'ho detto prima e lo ripeto, sono molto orgoglioso dell'elezione non solo del Presidente della Camera, Roberto Fico è un fatto storico per noi, ma anche dei vicepresidenti, dei questori e dei segretari che compongono il cosiddetto ufficio di presidenza della Camera, come il Consiglio di Presidenza del Senato. Sono un po' il consiglio d'amministrazione dove si gestiscono i soldi. Lì dentro potremmo tagliare non solo i vitalizi, ma anche i doppi stipendi di tutte le cariche istituzionali, quelli che sono i privilegi delle auto blu. Io con Riccardo Fraccaro eravamo in due nella passata legislatura, abbiamo tagliato per esempio la polizza assicurativa alle punture di insetto, che i parlamentari si facevano rimborsare le punture di insetto e le insolazioni. Adesso c'è molto di più da tagliare e sono sicuro che con Roberto alla presidenza e Riccardo questore anziano non c'è più scampo. Adesso cominciamo a ristabilire un po' di equità sociale in Tra questo paese. Quanto tempo, dal suo punto di vista, le prospettive politiche che ha definito potranno diventare mature e sapere se ci sarà o no un governo? No, è importante dire per esempio agli italiani che da questa settimana inizierà un giro di consultazioni. Ora, i tempi li decide il Presidente della Repubblica, però mi sembra di capire che questa sarà una consultazione interlocutoria. Capiremo le posizioni delle forze politiche, ma non credo che si arriverà entro la fine della settimana già ad una soluzione ben definita. Certo, io ho fatto una proposta oggi e mi aspetto anche una risposta nei prossimi giorni, che magari nelle prossime settimane potrà portare ad una soluzione definita, chiara, che dia risposte concrete ai Secondo cittadini. Lei è nella figura istituzionale della Presidenza della Repubblica? C'è lo spazio nella Presidenza della Repubblica per cercare di, alla fine, di essere quasi un
non dico un mediatore perché non è un ruolo che gli spetta, ma essere il punto attorno a cui tutte queste idee possono trovare una sintesi. Questo secondo me dipende anche dal Presidente della Repubblica, nel senso dalla persona che ci ritroviamo. Io credo che siamo molto fortunati ad avere al colle Sergio Mattarella in questo momento. E su questo non c'è dubbio. Torniamo ai numeri con Vizia Portelli. Per una maggioranza stabile servirebbero 316 seggi alla Camera e 161 al Senato. Il Movimento 5 Stelle da solo non ce li ha. Se si alleasse col PD, tutto il PD, fantascienza, totalizzerebbe 333 voti alla Camera e 161 al Senato. E allora, tornando sulla terra, c'è l'ipotesi 5 Stelle centrodestra, 487 seggi alla Camera e 246 al Senato, ma resta la spada di Damocle Silvio Berlusconi. Processi, leggi ad personam, condanne, conflitto di interessi, può darlo Di Maio il colpo di spugna? E allora pensiamo ad un'alleanza Di Maio-Salvini senza Berlusconi. Parliamo di 347 voti alla Camera e 167 al Senato, 379 e 185 se si aggiungesse la Meloni. Ma se poi si va a elezioni, Salvini senza Silvio, cosa fa? Attenzione a depennare gli ingredienti, perché, come dicono le nonne, la farina senza lievito non diventa pagnotta. Eugenio Scalfari, bentornato, grazie per essere con noi, il fondatore di Repubblica, scrittore, filosofo, che spesso ci dà una mano a capire le cose della politica. Che le è sembrato Di Maio? Beh, io poi non l'avevo mai incontrato, era la prima volta. Mi è sembrato uno che, insomma, le cose gli sono andate discretamente. Lui dice: io proporrò un contratto al Partito Democratico e alla Lega, vediamo chi lo firma. Ti colpisce intanto questo modo di fare? Destra, sinistra, sono la stessa cosa, purché si facciano le cose che piacciono a noi. Sì, ma piacciono a lui è di avere un governo. Sì. Ma questo piace a tutti. Nel senso, un governo che non vada rapidamente alle elezioni, perché loro stanno discutendo con Salvini che si fa un governo, poi c'è chi è che lo presiede, lì è tutto aperto ancora. Sì. Lui vorrebbe fare un contratto di programma che poi cambi il paese, lui ha detto la nuova era, le cose cambiano, lui dice: io propongo un programma alla Lega, propongo un programma al PD e vediamo chi me lo accetta. Ho capito, ma nel frattempo, come sappiamo, il Presidente della Repubblica, lui ha detto a Gentiloni: prendo atto che lei si è dimesso. Nel frattempo però lei resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Sì. Oh, allora qui ci sono due precedenti che io voglio citare. Il primo presidente della Repubblica fu Luigi Einaudi. Allora scoppiò una crisi nella DC, non riuscivano a fare un governo. Einaudi dopo un po' si stancò, chiamò Giuseppe Pella, che era ministro delle finanze di un governo che però era dimissionario, c'era la crisi, e disse a Pella: io ho firmato, eccolo qua, la nomina sua a primo ministro, punto. Lei entra in carica. Quindi se non si sbloccasse politicamente la crisi, potrebbe esserci un atto del Presidente della Repubblica che sceglie lui un presidente che poi va a cercare aggiungo solo la fiducia alle Camere. L'altro presidente che fece una cosa non proprio simile, ma quasi ancora più, ecco, fu Napolitano. Quando in mezzo a una crisi economica che aveva investito l'Europa e l'Italia gravissima, nominò Mario Monti presidente del Consiglio. Lo nominò lui. E poi chiese la fiducia alla Camera, naturalmente. Ma la Camera... Quindi potrebbe sbloccarsi per iniziativa del presidente Mattarella questa ecco impasse. Perché ho fatto questi esempi. Mattarella ha
ha detto a Gentiloni di rimanere in carica. E rimanere in carica significa che quanto tempo rimane in carica? Perfino può rimanere in carica un anno. Tu dici, in tutti questi scenari che si stanno immaginando, si prescinde dall'unico dato certo, cioè che un governo c'è. E che altri sono difficilmente costruibili. Quindi proprio attorno a quel governo, secondo te, ci potrebbero essere dei movimenti di maggioranza? A questo punto io, se mi trovassi nei panni di Di Maio, direi ottima idea il governo Gentiloni. Noi, 5 Stelle, aderiamo al governo Gentiloni. Votiamo a favore. Loro, facendo questo, diventano ulteriori sostenitori e il governo Gentiloni non è più rinviato per l'ordinaria amministrazione, ma diventa un nuovo governo, il quale gli può concedere una presenza importante. Io ho detto in Parlamento che sia segno delle elezioni che ci sono state. E intanto magari si lavora a una legge elettorale o a altri elementi. Però Di Maio difficilmente accetterebbe di aderire a un governo Gentiloni, l'ha sempre criticato, è stato duro. Come può mettersi a sostenerlo a un certo punto? Anche perché Di Maio dice, qua gli italiani hanno votato me, ci devo essere io. E allora se la cava da solo, perché scusate. Loro hanno il 32,2% nel corpo elettorale. Allora, 32,2. Che fanno col 32,2? Non devono basta. Avere degli alleati. Ti hanno colpito le presidenze di Fico e Casellati? Sono delle figure di valore, secondo te? Io non li conosco, quindi ignoro. La signora lì è sempre stata molto berlusconiana, quindi lo rappresenta. Roberto Fico, il presidente della Camera, dice che colpirà i privilegi, che è stata una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle. Sì. Secondo te è populismo puro o ci sono delle ragioni alla base? No, non è populismo puro. Sai, populismo puro, in realtà il vero populismo è Salvini. Insomma, Salvini è uno che ha addirittura contatti con Putin. Ora, mi sembra che questo non è populismo, questa è proprio chiusura dell'Italia alla sua condizione e posizione internazionale, europea, americana, la democrazia, insomma. Invece questo è alleato con uno zar. Un nuovo zar. Un nuovo zar è quello vecchio italiano. Ed è l'ultima domanda che ti pongo. Silvio Berlusconi chiede la riabilitazione per presentarsi magari come candidato premier alle prossime elezioni. C'è uno spazio politico ancora per Silvio Berlusconi dal tuo punto di vista? No. Silvio Berlusconi ha uno spazio di rafforzamento di un'alleanza che già esiste o di boicottaggio se quell'alleanza non gli piace. Queste due cose secondarie ma importanti. Quindi Berlusconi non è ancora uscito di scena. E dovessi scommettere sul prossimo nome del prossimo Presidente del Consiglio, scommetteresti Gentiloni, quindi? C'è. Eugenio Scalfari, grazie. Noi una piccola pausa e torniamo con Gene Gnocchi. Ci chiede la linea Vizia Portel dalla redazione.
Sì, perché c'è appena uscita un'agenzia, c'è una sparatoria in California, a San Bruno, presso il quartier generale di YouTube. Le notizie sono ancora frammentarie, comunque lo riferisce Fox News. Colpi d'arma da fuoco, la polizia che sta andando sul posto, ambulanze già presenti, gli uffici vicini al quartier generale chiusi e le persone invitate a rimanere lontane dalla zona. Naturalmente seguiremo le notizie, gli aggiornamenti e vi richiederemo la linea. Grazie Vixia, tienici informati. Intanto torna Gianni con la televendita. Gianni Gnocchi. Ciao Giovanni. No, mi sa di no. È stata una Pasqua meravigliosa, guarda, tutti gli italiani sono andati in giro, Pasqua e Pasquetta. Ti do alcuni dati, anche se in controtendenza, secondo Coldiretti, a Pasquetta oltre 350.000 persone hanno pranzato in un agriturismo, invece secondo l'associazione consumatori stanno ancora aspettando gli antipasti. Comunque, anch'io ho fatto la mia gita pasquale. Domenica di Pasqua ho fatto le vacanze in coda tra Modena Nord e Modena Sud e lunedì di Pasquetta ho fatto le vacanze in coda tra Modena Sud e Modena Nord, no. Esodo e Controesodo. Peraltro guarda, ti dico una cosa, mentre ero in coda ho visto una cosa che non dovrei dire, però te la dico, in autostrada ho visto la Fornero che abbandonava in autostrada un esodato, guarda, non ho mai visto una cosa del genere. Comunque, nessun esodo o controesodo può fermare il successo delle mie magliette. Sono ormai un caso internazionale. Me ne ha ordinata una persino il presidente francese Macron. No. L'ha indossata stamattina, te la faccio vedere, guarda. Bardonecchi è bella, ma non ci vivrai. Ci andrebbe. Questa è la porta Macron. Ma veniamo ovviamente alle magliette di questa sera. Ma prima, hai sentito di questo pesce d'aprile che diceva che Travaglio diventa direttore di Libero? L'hai sentita questa cosa? No, non l'ho. No, perché ci ho creduto. Io ci ho creduto perché mi sembrano anche abbastanza vicini. A proposito, tu che sei del ramo, ma il fatto che Di Maio riceva l'incarico da Mattarella lo dobbiamo considerare un pesce d'aprile o una fake news? Tu sai rispondere? No. No. Vabbè. Va bene, dai. Togliamo, cominciamo con la matissima sezione super ospiti fissi di martedì. Vediamo questa maglietta dedicata a Cazzola. Oh. Sono una donna triste e sola, ma preferisco star così che conoscere Cazzola. Invece il modello Fornero è una novità assoluta, perché è un modello che bisogna portare canticchiando. Te lo faccio vedere sul sito, lo faccio vedere subito. Oh mamma, 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 ho visto la Fornero, mamma, sai, mi salta la pensione. Oh mamma, mamma, tutti insieme, dai, oh mamma, mamma, mamma. Comunque attenzione, perché soltanto i primi 650.000 che acquistano i due modelli, Aurora, quelli che avete visto, in omaggio il fantastico calendario di Cazzola. Ecco, ogni mese un'immagine cara a Cazzola, tutte le tavolate imbandite di Cazzola. E a chi non? Ecco. Non è solo il professore. Ecco qua. E poi abbiamo una novità, il modello Travaglio, che questa volta andrà addirittura a Ruba. Allora, Travaglio, paparazzato a Pasquetta, passeggiava con la fidanzata, manetta nella manetta. E poi, ovviamente noi abbiamo la solita sezione politici da sballo, e non può mancare ovviamente il modello Renzi, e te lo faccio vedere. Mi si nota di più se sto in disparte o se continuo a fare il bomba senza arte né parte. E questo è un bel dilemma. A proposito, per la segreteria del PD, lo sai, Giovanni, Renzi pensa alla Serracchiani. Lo fa per le quote rosa, perché prevedono le quote rosa che per le prossime elezioni del PD, che le prossime elezioni del PD siano perse da una donna, giustamente. E in risposta a Renzi, la Serracchiani mi ha subito commissionato una maglietta. Questa è la maglietta della Serracchiani. La Serracchiani, pur di non fare segretario, è fuggita dall'Italia in Coppa un dromedario. Quindi la Serracchiani non ci sa.
A tutti gli acquirenti, ai primi 180.000 che acquisteranno il modello Renzi e ai primi 175.000 che acquisteranno il modello Serracchiani, in omaggio un formidabile gioco da tavola. Il gioco dell'oca della ministra Fedeli. Indovinate. Indovinate voi chi è l'oca. No. Qui si lo so, però questo è un modello che tollererà. Vabbè. Continuiamo con il modello consultazione di Mattarella. Mattarella ovviamente è in una fase difficilissima, quindi per prepararsi alle consultazioni Mattarella si è scolato 3 negroni. E poi non poteva mancare il fantastico, i due fantastici modelli di Maio. Il primo: a Di Maio non fa sapere che i suoi voti li compra il cavaliere. Questo non bisogna farlo sapere. E il secondo, dedicato alle vacanze pasquali di Di Maio. Di Maio è andato in vacanza in Catalogna, forse farà il premier lì, perché qui se lo sogna. Allora, a tutti coloro che acquisteranno questi due modelli, modelli di Maio, due splendidi libri in omaggio. Il primo è il nuovo libro di Paola Taverna, Lezioni di Galateo, di Paola Taverna. Questo è da leggere. Esatto. Questo è da leggere davvero. C'è un estratto. Come comportarsi, ad esempio, con uno del PD? Li mortacci due, ma vammo li ammazzare. Ecco, questo è il Galateo. Il secondo libro è il primo libro addirittura scritto dal figlio di Di Battista. Si intitola Se solo potessi rinascere. Giustamente. E continuiamo con i modelli dedicati ovviamente alle vacanze pasquali. Hai notato, Giovanni, che sono andati tutti in vacanza a Pasqua. Salvini ha trascorso la Pasqua a Ischia, Gentiloni a Siracusa, Berlusconi a Ponza e Fico sul 95 Barrato. Ha fatto la vacanza lì. E adesso, allora, il modello Salvini. Modello Salvini dedicato alle sue vacanze pasquali è questo. Salvini in vacanza a Ischia è proprio il nuovo Berlusconi, dell'Italia se ne infischia. No, si riporta. E due grandi omaggi per chi acquista il modello Salvini. Il primo sono gli scacchi di Salvini. La particolarità è che tutti i pezzi sono bianchi. Quelli neri sono stati rimandati a casa loro, sono già stati rimpatriati. Questo è il modello Salvini. Cosa ridi? Merita una pausa supplementare. E poi il secondo. Il secondo gadget è il selfie stick doppio uso di Salvini. Prima lo usi per farti un selfie, poi meni chi vuoi, perché puoi menare chi vuoi. Infine, tenetevi forte, perché questo è un modello abbastanza crudo, abbastanza duro per certi versi. È il modello vacanze di Berlusconi. Te lo faccio vedere. Berlusconi era in vacanza a Ponza perché, come dice il saggio, vai a Ponza che trovi la patonza. Attenzione, perché a tutti gli acquirenti di questo modello esclusivo in omaggio un gadget senza rivali, l'originale, il tecnico del governo tecnico. Oh. Eccolo qua, vediamo un po'. Lui aggiusta il governo tecnico quando non funziona. Allora, io gli faccio una domanda, ad esempio, come fai ad aggiustare il governo tecnico? Per il governo tecnico faccio un rimbasto, mi pare ovvio. Fai un rimbasto? E se invece del governo tecnico c'è un governo balneare, per dire? E per quello balneare ti serve il bagnino, che mi chiedi a me? Va bene, avete già capito, un vero professionista. Se domanda a mia, gambi al fine, se è mare, gambi al fine. Lei è semplicemente un cretino, scusi, la franchezza, ma è così. Io non so perché mi fido di lei, ma lei proprio non si azzecca proprio. Lei proprio non sa. Le magliette di genere, diamo il benvenuto a Giuliano Cazzola, economista, grande esperto di pensioni. Buonasera, professore. Vi presento Valentina Buonasera Petrini, lei, giornalista, conduce Nemo il venerdì sera su Rai 2. Buonasera Valentina. Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, Circo Massimo, Radio Capital.
padre Enzo Fortunato, il direttore della sala stampa Il Convento d'Assisi, Francesco il Ribelle, il suo libro Mondadori, collegata da Torino Chiara Saraceno, una delle più importanti sociologhe italiane. Buonasera professoressa. Allora, abbiamo parlato di politica finora, abbiamo vissuto, sappiamo cosa andrà a dire almeno Di Maio e cosa risponderanno probabilmente gli altri, ma cosa può succedere davvero sui temi su cui ci siamo divisi? Cominciamo dal reddito di cittadinanza, lo siamo andati a pescare in Finlandia. Andrea Scazzola. Qua siamo al tetto misto di Helsinki. Il tetto misto in Finlandia è il centro per l'impiego, il nostro ufficio di collocamento. E qui sembra un salotto. Siamo andati ad inserire il lavoro ricercato, Vartia, che sarebbe la sicurezza. In questo momento ci sono 23 offerte di lavoro. Gabriele è arrivato in Finlandia da Catania, ha perso il lavoro. Ho preso un sussidio, più siamo sulle 900 euro al mese. È uno Stato che pretende, si pagano le tasse, ma non si lascia nessuno indietro. Ma ora in Finlandia si sta studiando un reddito di cittadinanza, ancora in via sperimentale. 2.000 persone estratte a sorte dai disoccupati. L'hanno estratta lei? No, a me no. A questi 2.000 disoccupati si sta dando per 2 anni un reddito di 560 euro al mese. Il sussidio di disoccupazione, se il disoccupato avesse accettato un nuovo lavoro, avrebbe perso il sussidio di disoccupazione in favore del nuovo salario. Prima uno diceva: mi tengo il sussidio. Sì, perché magari il salario che avrebbe guadagnato era di poco superiore a quello che prendeva come di sussidio di disoccupazione, quindi alla fine non gli conveniva lavorare per guadagnare qualche lira di più. Insomma, i 560 euro del reddito di cittadinanza sono meno dei 900 della disoccupazione, ma non si perdono mai, stimolando tutti a trovarsi un lavoro. Quando si parla di reddito di cittadinanza in Italia, il sussidio viene bloccato dopo che si siano rifiutate 3 offerte di lavoro. Ma quando arrivano 3 offerte di lavoro in Italia? Professor Cazzola, il reddito di cittadinanza prevede in Finlandia, il nostro progetto, quello che riguarda l'Italia, 3 rifiuti e una sete di rifiuti congrui. Funzionerà da noi? Guardi, l'esempio che lei aveva mostrato, quello della Finlandia, sta tutto lì a dire che occorre fare questa operazione con delle sperimentazioni. E io sono preoccupato del reddito di cittadinanza dalla discrepanza, cioè dalla sproporzione che c'è tra il suo importo, una condizionalità molto lasca, perché è vero, insomma, che 3 offerte di lavoro che si possono rifiutare, fortemente limitate, sono diciamo una cosa che probabilmente richiede molto tempo, no? Richiede la possibilità di giocarci sopra, e le strutture che devono gestirlo. Cioè noi nel programma Garanzia Giovani, che dura da 3 anni, che è finanziato dall'Europa e in parte dall'Italia, sono state prese in carico 800.000 giovani, e di questi sono state offerte 500.000, 550.000, diciamo, occasioni di accesso nel mercato del lavoro, in larga misura tirocini. E questo lo dice com'è difficile fare un'operazione, allora, gestire un'operazione. Valentina Petrini, Giannini, Saraceno, prego. Ma io credo che al di là delle nostre preoccupazioni noi dobbiamo fare i conti con un dato. Nel sud Italia ci sono quasi 2 milioni di disoccupati. Dal 2008 ad oggi c'è stato un vero e proprio spopolamento del meridione, 400.000 mentri brillanti che hanno deciso di emigrare. È per questo che il Sud ha puntato sui 5 Stelle, quindi chiamiamolo reddito di cittadinanza, chiamiamolo come vogliamo, ma dalle urne esce una richiesta precisa. Una cosa ai Giannini, però, avere a che fare con 2.000 persone come in Finlandia, una cosa ai 9 milioni degli italiani disoccupati. Le chiacchiere stanno a zero, le elezioni sono finite, adesso bisogna fare i fatti concreti. Ammesso e non concesso che nasca un governo, il Movimento 5 Stelle c'ha un gigantesco problema, perché il reddito di cittadinanza, così come lo hanno congegnato in Italia, non può funzionare da qui ai prossimi 2 anni, per una ragione molto semplice. È quella che abbiamo visto in Finlandia. In Finlandia funziona, in Italia non esiste. I centri per l'impiego, cioè quelle strutture che dovrebbero raccordare la domanda e l'offerta di lavoro. In Italia non ci sono, non hanno mai funzionato, e metterli in piedi, ristrutturarli, richiederà molto tempo. Quindi, da questo punto di vista, non solo i soldi, ma anche le strutture che mancano. Non solo i soldi, il problema è proprio quello. È quel luogo nel quale domanda e offerta di lavoro si incontrano. In Italia non c'è, e servirà molto tempo per implementarlo. A meno che non vivi a Trento. Guardi, professoressa Saraceno, Silvia Ciufolini ci porta a Trento.
talento che è in difficoltà può andare in un centro per l'impiego e chiedere l'assegno unico. Un aiuto economico su misura per famiglie povere con figli, per nuclei con un componente disoccupato, per single senza lavoro. Garantiamo ad ogni cittadino trentino che versi in una condizione di rischio di povertà, se è solo 542 euro al mese, se ha un nucleo familiare formato da due o più persone 950 euro, a cui poi si aggiungono le quote per i figli. Un investimento per la provincia di 75 milioni l'anno. Si fa un patto di reciprocità con le istituzioni che ti aiutano nel momento di difficoltà, ma ti chiedono di seguire un percorso di reinserimento nel mondo del lavoro. E il reinserimento prevede colloqui di orientamento, tirocini e corsi di formazione. Questi servizi li organizza l'Agenzia del Lavoro, che ha anche funzioni di controllo. Deve verificare che i cittadini rispettino i patti. Queste persone sono tutte monitorate, quindi se il disoccupato non si presenta al centro per l'impiego quando ha l'appuntamento, se non segue il percorso di formazione che è stato concordato, se interrompe il tirocinio, noi lo segnaliamo, così vengono applicate le sanzioni. Vale a dire sospensione immediata dell'assegno. Nei casi più gravi non si può neanche ripresentare la domanda. Insomma, a Trento le istituzioni ti danno, ma se non rispetti le regole ti tolgono. Allora, professoressa Saraceno, che idea si è fatta del reddito di cittadinanza? È fattibile? Va detto che nessuno degli esempi che abbiamo detto è un reddito di cittadinanza, neppure quello dei 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza di per sé è un reddito dato a tutti, a prescindere dalla condizione economica, e non c'è in nessun paese, quindi chiariamolo. È un'idea molto bella, su cui esistono anche teorie importanti, ne hanno parlato anche economisti importanti come Tony Atkinson, ma al momento non è da nessuna parte. Quello dei 5 Stelle sembrerebbe quasi più un sussidio di disoccupazione, invece quello trentino è più simile concettualmente al REI, che è stato introdotto in Italia per la prima volta l'anno scorso. Allora, è fattibile in un qualche modo, professoressa, quindi, o no? È fattibile se è diretto solo ai poveri, va anche definito la soglia, quella dei 5 Stelle è troppo alta, perché prende la soglia della povertà relativa, in cui sono anche persone che hanno un lavoro, mentre il loro è destinato solo ai disoccupati. Attenzione, ora torno a lei, professoressa. Padre Fortunato, il nucleo, diceva giustamente anche la Petrini, è la povertà, no? È la piaga del nostro tempo, molto forte. Massimo diceva così, adesso devono dimostrare i fatti. Se non riescono ad accordarsi politicamente per governare, come possono trovare le modalità per incarnare quello che hanno promesso? Quindi la prima cosa è lasciare un po' le logiche partitiche ed entrare in quello che i vescovi hanno raccomandato, il bene comune. Poi l'altra cosa che vorrei ricordare un po' a tutti oggi è questa, cioè diventiamo politici, diventiamo giornalisti, diventiamo preti, ma dimentichiamo di essere uomini. Francesco d'Assisi ha ricordato questa verità forte che diventa nella società creativa, perché se ti senti uomo e l'altro lo senti una persona a te cara, ti inventi il lavoro, lo crei. Cazzola, che ne pensa? È volontà politica la chiave? Beh, la volontà politica è sicuramente importante, però sono molto importanti anche le strutture, le condizioni, le persone. Lei tenga conto, per esempio, che in Italia i funzionari che lavorano nei centri per l'impiego pubblici sono 8.700, no? E a fronte di decine di migliaia in altri paesi, ma non è che noi risolviamo il problema assumendo altre persone a prescindere. E c'è un altro problema, questo neanche quello principale, perché il vero problema di un governo, sia 5 Stelle, Lega o loro due insieme, come abbiamo sentito, è la legge Fornero. Pensiamo alla quota 41. Gilles Verì. Io adesso ho 39 anni di contributi. Io che dovrei andare in pensione nel 2023, forse andrò a 44 anni contributivi. Mi sembra una cosa assurda. Marco, 57 anni, si è affacciato al lavoro presto e tra qualche tempo vorrebbe andare in pensione con l'anzianità contributiva. Ora ci vogliono 42 anni e 10 mesi di contributi, ma di anno in anno questa soglia, per le speranze di vita, aumenta.
Una soluzione per quelli come lui potrebbe essere quota 41, la proposta cioè di lasciare il lavoro con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. I 41 sinceramente può essere un compromesso, una via di mezzo. Ma le questioni in ballo sono ancora tante. Primo, non potrà essere l'unico modo per andare in pensione, serve anche un limite di età, se no chi non ce la fa a raggiungere 41 anni di contributi dovrebbe continuare a lavorare a oltranza. Secondo, per rendere più sostenibile la proposta per i conti pubblici circola l'ipotesi di una penalità per chi sceglie quota 41. Potrebbe essere applicata una penalizzazione a coloro che hanno il sistema retributivo puro. E a queste persone si applicherebbe non più un sistema retributivo puro, ma misto. Ipotizzando una retribuzione di 30.000 euro netti, sulla pensione questa penalità potrebbe costare 150 euro al mese. Ma la soluzione del rebus è ancora lontana. Allora, Valentina Petrini, dall'abolizione della legge Fornero pare che non si possa prescindere. È anche il tema su cui, diciamo, Salvini e Di Maio sembrano parlarsi meglio. Però attenzione, c'è un dato. Magari alla fine troveranno un accordo, ma il Movimento 5 Stelle non deve dimenticare che il voto del 4 marzo ci consegna le nuove generazioni che hanno puntato su di lui. E le nuove generazioni sono quelle per le quali è nata la legge Fornero, per evitare che il loro futuro continuasse ad essere ipotecato. Quindi fino a che punto il Movimento 5 Stelle è disposto a mettere mano alla legge Fornero? È importante. Giannini. Anche qua il tempo delle chiacchiere è finito ormai. Se governano insieme hanno promesso l'abolizione della legge Fornero. L'abbiamo detto mille volte, costa 90 miliardi nei prossimi 5 anni, secondo gli schemi che sono comuni sia a Salvini che a Di Maio. Due questioni, dove trovano i soldi? Seconda questione, i giovani. Se non aumenta la base occupazionale, se non si versano più contributi, la coperta rimane sempre quella, non c'è niente da fare. Quindi il tema è di nuovo il lavoro. Poi si possono trovare delle varie articolazioni per rendere il sistema pensionistico al suo interno più equo, perché di sperequazioni ce ne sono tante, però stiamo parlando di piccoli interventi. Il grosso lo fa il lavoro, se non c'è il lavoro le pensioni allora, ce le giochiamo. Professor Cazzola, professoressa Fornero, vi chiedo di essere sintetici, ma partendo dalla professoressa, questo sistema delle quote, le pensioni di anzianità sostanzialmente, almeno così molti hanno detto, potrebbero risolvere il problema? Fornero, Cazzola. Sì, scusi. Non la sono legge... Fornero, eh? Sì, no, sulla legge Fornero. Ha avuto un momento di difficoltà. Intanto bisogna vedere perché, per esempio, col sistema delle quote sarebbero penalizzate innanzitutto le donne, che più difficilmente riescono a raggiungere, soprattutto quelle che stanno avviandosi alla pensione oggi, un'anzianità contributiva così lunga per il carico di lavoro, per le discriminazioni e tutto. Per cui bisogna stare attenti a chi a chi gioverebbe, chi tutto sommato può permettersi di andare con una piccola penalizzazione e chi invece deve stare a tirare la carretta fino in fondo. Professor Cazzola. In più. Allora, guardi, io sono abbastanza d'accordo con la professoressa Saraceno. Innanzitutto, oggi non c'è più nessuno che abbia la pensione solo con retributivo. Delle nuove pensioni, perché dal 2012 noi abbiamo un pezzo tutti di contributivo, quindi non capisco questa correzione dove dovrebbe incidere. L'altra cosa che voglio dire, e insisto su questo punto, è che pensare a quota 100 e a 41 anni di contributi è un modo di pensare alle pensioni con la testa rivolta all'indietro, perché le persone che possono avvalersi di queste vie d'uscita sono le generazioni del baby boom, che sono peraltro anche le ultime. Un giovane non deve tanto preoccuparsi dell'età in cui potrà andare in pensione, deve preoccuparsi di più dell'anzianità contributiva che gli viene richiesta, perché avrà più tempo da vivere, perché la aspettativa di vita aumenta, e soprattutto perché sostanzialmente entrerà più tardi nel lavoro
e, avrà dei, e non avrà una storia contributiva come quella sufficiente di suo padre. Petrini. Professore, anzianità contributiva che non può essere maturata se non si mette mano però prima di tutto alla riforma del lavoro, no? La riforma delle pensioni, perché oggi c'è un tema di cui non parla nessuno, e cioè i buchi contributivi che ci sono tra un contratto e l'altro. Chi li colma? Chi versa i contributi per le nuove contratti. Generazioni? Infatti, come si fa? E infatti si guarda indietro, è una riforma che guarda indietro, quella della Lega dei 5 Stelle. Come non si è sentito, prego Cazzola. No, è una riforma che guarda indietro, che guarda Ciputi, che guarda alla mia generazione, alla generazione di mio padre. Beh, anche cioè, le riforme non che hanno fatto fino adesso, però, professore. Come è il mercato del lavoro oggi e come sarà domani. Io sì. Vorrei capire cosa si fa, per esempio, della vecchiaia. Che fine farà la pensione di vecchiaia? Ora ce lo domandiamo, Giannini, vuole intervenire, prego. No, ma io volevo dire che quello che dice Cazzola è vero. Però anche la riforma Fornero non guarda molto in lontananza, dobbiamo dirlo. Se stiamo di nuovo qui a discutere, certo, che bisogna rimetterci mano, ed è stata modificata, è stata varata 4 anni fa, di che parliamo? Dov'è il futuro? Il futuro non c'è. Qui le riforme previdenziali se ne fanno una ogni 5 anni. Ed è questo che rende anche per i pensionati o i pensionandi questa materia incandescente, perché non c'è mai la certezza che quello che stai per fare, le tue scelte di vita, tu che stai lavorando e te ne devi andare in pensione, oppure tu che sei già pensionato, che sarà di te? Ogni volta è tutto rimesso in discussione. Che sarà ad esempio dell'età pensionabile? Silvia Ciuffolini, e poi torniamo con Saraceno, Cazzola e Fortunato. 84 anni. 89 e 8 mesi. Come passa le sue giornate? Ah, io tranquillo, me la fa la passeggiata. Me la godo fino che posso. Si vive di più e si sta più tempo in pensione. Con l'aumentare delle speranze di vita per contenere la spesa pubblica è stato necessario aumentare anche l'età pensionabile. Questo meccanismo automatico introdotto per legge nel 2010 è stato applicato per la prima volta nel 2013. Da allora la pensione si è man mano allontanata. Sulla base dei dati Istat, nel triennio 2013-2015 l'età pensionabile è stata incrementata di 3 mesi, quindi si andava in pensione a 66 anni e 3 mesi. Nel 2016-2018 l'incremento è stato di ulteriori 4 mesi. Nel 2019-20 ancora 5 mesi in più, si andrà in pensione a 67 anni. Dal 2021 invece c'è un punto interrogativo. Noi conoscevamo le vecchie speranze di vita fissate con la legge del 2010, ma queste speranze di vita non sono ora più valide perché nel frattempo sono cambiate le regole con la legge di bilancio 2018. Al momento quindi non sappiamo quanto sarà il nuovo incremento. Certo è che scatterà automaticamente. Se si dovesse bloccare o addirittura eliminare questo meccanismo automatico, le persone starebbero più in pensione e inevitabilmente aumenterebbe la spesa pensionistica. Allora, ora arriviamo alla parte più tecnica. Padre Fortunato, come mai si svolgono tutti questi dibattiti politici sugli anziani? Perché c'è un termine che non ci appartiene, e cioè la tendenza ad escluderli. Papa Francesco ha parlato di scarto. Francesco d'Assisi, di fronte agli anziani, si è posto una domanda chiave. Che posso fare? Era una vecchietta che gli chiedeva aiuto, elemosina in un convento. Che possiamo fare per questa vecchietta? Questa è la domanda che il politico oggi si deve porre, dal momento che, i dati lo dicono chiaramente, gli anziani aumenteranno a dismisura e il Cazzola gap è molto forte. Saraceno, prego. Sì, l'ha detta in modo nobile, l'ha detta giustamente in modo nobile. La verità è che i pensionati sono 16 milioni e votano, questo è il motivo vero, non c'è problema. Purtroppo. Cazzola, Saraceno. Per fortuna. No, io voglio ricordare che secondo i dati dell'INPS sul 2017, dati di recente, credo proprio la settimana scorsa, il 77% delle nuove pensioni sono andate a persone con meno di 65 anni e il 30% a persone con meno di 60 anni. E quindi, come vede, poi questa storia dei 67 anni in Italia per adesso è ancora un fatto minoritario. Che purtroppo colpisce prevalentemente le donne. Saraceno, ci si preoccupa troppo del problema dell'età quando si va in pensione prima? Prego, poi vedevo scuotere la testa quando parlava. Comincio a pensare che non è affatto vero che gli anziani in questo paese sono i più emarginati. Tutte le politiche anche di contrasto alla povertà che sono state fatte prevalentemente a favore degli anziani. Quindi ci sono anche gli anziani poveri, non me lo nascondo.
Però smettiamola di dire che sono i poveri anziani, quando invece i poveri sono i giovani e i bambini. Premesso questo. Allora, aspetti, Fortunato vuole replicare. No, voglio dire ancora una cosa sull'età alla pensione. Non dimentichiamo che le speranze di vita sono diverse a seconda della classe sociale. Tra un laureato e uno con la sola licenza elementare o l'obbligo, cioè uomo, c'è un anno e 8 mesi di differenza nelle speranze di vita. Cioè tra il nord e il sud si vive più a lungo al nord che non al sud e così via. Quindi questi ragionamenti sull'età media e sulla speranza di vita media dovrebbero tenere conto delle differenze. Allora, Fortunato, poi per Pedrini e Giannini un caso specifico, prego. No, tenendo presente che sono due grandi realtà che bisogna prestare attenzione in maniera molto forte, gli anziani che sono soli e i dati che noi abbiamo. Io dirigo una rivista, San Francesco, migliaia di lettere della solitudine e della povertà degli anziani nel nostro paese. Che c'è, professoressa Saraceno, cos'è che la tormenta? No, perché sempre solo degli anziani si parla, giovani, come se fossero loro. Don Fortunato, le posso raccontare una storia? Pedrini, le racconto una storia. Aspetti, padre Fortunato, sentiamo lei. Le racconto una storia, una delle tante che insomma mi trovo a dover raccontare. Massimo, a 35 anni, per raggiungere in un mese lo stipendio di 1.000 euro, fa 4 lavori. Uno di questi lavori è un tempo determinato, con cui lui calcola la disoccupazione che prenderà. Poi fa le comparse, poi fa... l'emergenza, padre, è il lavoro, ci aspetti. E questa è l'emergenza. Pro veritate, Giannini. No, ma ritorno a quello che dicevo prima. Ha ragione la professoressa Fornero. Sì, di nuovo Fornero. L'abitudine dello studio. Siamo troppo abituati. Vogliamo la Fornero tra noi. Senza esatto. Competenza, ma diverso cognome. No, perché, ripeto, i pensionati in Italia sono 16 milioni e sono 16 milioni di voti. I giovani che votano sono un terzo e quindi questo spiega l'attenzione dei politici. Padre Fortunato, guardi gli agricoli, i giovani, le condizioni dei pensionati agricoli, Nicol Di Giulio, e poi torno da lei. Io ho iniziato a lavorare quando avevo 14 anni. Adesso quanti anni ha? Adesso ce n'ho 82. Una lunga vita nei campi, quella di Tommasino. 36 anni di contributi versati per ottenere la pensione minima, pari a 507 euro al mese. Ma come funziona la previdenza per gli agricoltori? Ci sono 4 fasce contributive determinate dall'estensione del terreno e dal tipo di coltivazione. In corrispondenza della specifica fascia di reddito agrario in cui è inquadrata l'azienda, è riconosciuto un numero di giornate stabilito in maniera forfettaria dalla legge, che viene moltiplicato per il cosiddetto reddito convenzionale individuato di anno in anno dal Ministero del Lavoro. Nel 2017 è stato fissato in 56,83 euro. Se per esempio rientri nella fascia più bassa, come Tommasino, le giornate lavorative in un anno sono 156, che moltiplicate per 56,83 fanno 8.865 euro. Su questa cifra si applica un'aliquota del 23,6% e alla fine ecco che in un anno è versato solo 2.092 euro. Con 500 euro al mese, come si fa a tirare avanti oggi? La pensione dura 10 giorni, 15 giorni e poi finisce i soldi. Allora, sa Fortunato, cosa potrebbe dire lei, ad esempio, al professor Cazzola? Che alla fine i pensionati, gli anziani, però mantengono pure i giovani, quindi necessariamente bisogna finire là a controllarli. Cazzola, Se vediamo quello che ci raccontano i nonni, che danno parte dei loro sacrifici ai nipoti, credo che questo sia un dato di fatto. Però vorrei ritornare su una cosa, che credo è il rischio di come vediamo la realtà. Non ne abbia male, Massimo, mi fregio della sua amicizia. Però dire ci sono 16 milioni di anziani e questi sono voti, lui lo fa da giornalista e comprendo. Ma se il politico ragiona così, commette un gravissimo errore. Beh, ma lui non c'è dubbio, io lo dico in questa chiave. Si mette nella testa del politico, immagino. Io lo dico in questa chiave. Certo. Per spiegare perché sono così disattenti ai giovani e molto più attenti agli anziani. Perché quello è un bottino elettorale, c'è poco da fare. Quindi... Professor Cazzola. Allora, guardi, io do dei dati che secondo me sono testimoni della realtà. Prima cosa, il disavanzo della cassa dei coltivatori diretti e via di questo passo è finanziato dall'avanzo della gestione separata.
Quindi sono i giovani che sostanzialmente pagano la pensione ai coltivatori diretti e anche altri lavoratori autonomi. In secondo luogo, il finanziamento tramite contributi a questa cassa è pari al 28%. Per il resto intervengono i trasferimenti dello Stato. Terza cosa, le pensioni di invalidità dei coltivatori diretti, contadini, via di questo passo, precedenti il 1984, sono considerate assistenza e sono a carico dei trasferimenti dello Stato. Quindi, signori, più di così non vedo cosa si possa fare per i coltivatori diretti. Valentina Petrini. Io vorrei ricordare che c'è, a proposito di quello che dicevi tu, e cioè degli anziani che comunque con la loro pensione mantengono le nuove generazioni, io non voglio offendere nessuno, però la vita reale è anche diversa da, insomma, gli slogan che noi partoriamo. Ormai siamo nell'era delle generazioni, delle famiglie precarie, dove ci sono i genitori precari che hanno i figli che stanno per diventare precari. Quindi non è più una questione di con le pensioni dare la mancia al proprio nipote, è la questione di un'intera famiglia che vive in precarietà. E Massimo Giannini, sarebbe bello stare in Finlandia. Andrea Scazzola. Questa è la scatola che abbiamo ricevuto prima che Petra nascesse. L'assistenza alla famiglia qui in Finlandia comincia appena nati e questa baby box arriva per posta. C'è questo piumino, la tutina primaverile, la tutina invernale, pantaloni, piccolo peluche. E anche pannolini ecologici, calzini, coperte, forbicine, termometro, un libro di filastrocche, sì, proprio di tutto. I preservativi, la Kela si occupa un po' di tutto, diciamo. La Kela, che è l'assistenza sociale finlandese, dà un contributo di circa 100 euro al mese per il primo figlio, fino a 180 dal quinto in poi. Camminando nel mare, questa è acqua, tiene ancora, regge. I figli crescono e vanno a scuola, come Esther che ha 12 anni e Martin 10, e l'aiuto statale continua. Diciamo che io non ho pagato neanche una penna, la cancelleria, libri, tutto viene data dalla scuola o dallo Stato, insomma. E i Martin, il tuo dentista ti aspetta. Il mio figlio ha dovuto tenere 2 anni l'apparecchio e io non ho versato 50 centesimi. Quel figlio non costa alla famiglia, costa allo Stato. La Finlandia ha una pressione fiscale al 44%, tra le più alte d'Europa, ma ti assiste dalla culla all'università. Primo anno di Business Information Technology. Ho pinto Tuki, questo significa studio per gli studenti. 450 euro. È accreditato direttamente nel conto. Ogni mese? Ogni mese. E il futuro è qua. Massimo Giannini, ci sono tasse e tasse, no? Quelle che ti piace pagare. Poi professoressa Saraceno. Io sono impopolare, l'ho già detto un'altra volta, non ci dobbiamo scandalizzare perché paghiamo troppe tasse. Abbiamo visto, la Finlandia paga quasi 4 punti di pressione fiscale più di noi, no? Quello che è scandaloso da noi è che cosa ci ritorna indietro per tutte le tasse che paghiamo. Lì non pagano niente, nascono i figli e hanno tutto gratis. Qui da noi, oltre a pagare il 42% di pressione fiscale, ci dobbiamo poi mettere il carico di tutti i nostri soldi per le famiglie, per tutti i servizi di cui beneficiamo. Per scrivere nelle e scuole. Qui torniamo al tema di prima, l'IRPEF, sono usciti i dati ieri, il gettito IRPEF che arriva ogni anno allo Stato, per il 21% se ne va per finanziare le pensioni. Per la pubblica istruzione, per parlare dell'educazione dei figli, va solo il 10%. Questo è il disastro italiano. Professoressa Saraceno. Pensate che in Italia, nonostante abbiamo un buon sistema sanitario e dove il pediatra è gratuito, non riusciamo neppure a connettere ogni nuovo nato al suo pediatra, per cui c'è un 30% di bambini poveri che non vede il pediatra nell'arco di un anno, per dare un esempio di quello che diceva Giannini prima. Cioè, non solo... Padre Fortunato, se non fosse per quella scivolata dei profilattici, diciamo, bella la cosa in Finlandia, no? Assolvo. Prego. Io vorrei ricordare un'affermazione che forse tutti abbiamo dimenticato, ed è l'affermazione che Prodi fece quando ebbe tra le mani l'euro. Era i primi momenti della moneta, lui disse: è una grande emozione, l'euro sta cambiando. Però disse una frase, mi è rimasta sempre impressa: gli italiani devono comprendere
che hanno vissuto, che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. A me quella frase ha interrogato moltissimo e vedendo quello che accade oggi e la povertà che attanaglia, quella frase è un'affermazione forte. Non ci chiede di essere francescani, ma sobri. Secca la Vetrini che vi faccio vedere i privilegi della politica. Due considerazioni veloci. La prima, io sono appena tornata dalla Polonia per Nemo e parliamo di un governo di destra, nazionalista, cattolico, euroscettico, che come primo provvedimento ha varato i sussidi per incentivare le nascite. E quindi c'è un piccolo segreto su come prendere il consenso dalle classi più povere. La gente ha bisogno di un aiuto. Seconda considerazione. Il Jobs Act è nato con la promessa che l'eliminazione dell'articolo 18 serviva per estendere i diritti a tutti gli altri. Bene, la grande riforma del welfare, delle partite IVA è ancora al palo. Quindi, insomma, rendiamoci conto che questi sono i temi. Piccola pausa, poi Gene e i costi della politica. Siamo alla nostra rubrica di lettere, attesissima, cominciamo subito perché le lettere sono tante e tu non rispondi mai. Allora, la prima è questa. Caro Floris, mi chiamo Amedeo Giovannini e da 30 anni come lavoro faccio il conducente di autobus a Roma. E ne ho viste di tutti i colori. Una volta, per esempio, è salito sull'autobus D'Alema e dopo essersi seduto ha ceduto il posto a una vecchietta di 104 anni, ma la vecchietta non ha voluto prendere il posto perché diceva che era più vecchio lui. Un'altra volta ho dovuto far scendere la ministra Fedeli, che non aveva obliterato il biglietto perché non conosceva il significato della parola obliterare. Un'altra volta ho dovuto far scendere dall'autobus Mara Maionchi perché mentre stavo fischiettando il barcarolo va controcorrente quando canta l'eco sa risente, lei, siccome non mi riteneva abbastanza intonato, mi ha eliminato dalla guida dell'autobus. Da qualche giorno però io non vivo più, perché sull'autobus mi sale sempre il nuovo presidente della Camera, Roberto Fico. Lui sale insieme a me con un codazzo di fotografi che hanno fotografato anche lui insieme a me. Siccome a mia moglie ho sempre detto che di lavoro facevo il centurione davanti al Colosseo, lei mi ha lasciato. Potete dire a Fico di venire di martedì a dire che a mia moglie che io faccio davvero il centurione e nelle pause guido l'autobus. Caro Amedeo, Fico l'abbiamo chiamato. Ma lui al Quirinale si è reso conto che salire su un mezzo pubblico mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, perciò lui sta chiedendo a Mattarella un autobus blu. Ecco. Allora, la soluzione c'era. La seconda lettera ce la scrive niente po' di meno che il mitico Fonzi. Caro Floris, mi chiamo Henry Winkler, meglio noto come Arthur Fonzarelli, cioè Fonzi. Mi hanno proposto di girare una storia ispirata al vostro fantastico Bomba, intitolata Il Bomba, che racconta le avventure del Bomba. Ho parlato con Renzi e lui sarebbe interessato a partecipare, ma non nella parte nel Bomba, perché dice lui che il popolo italiano lo vede come una persona schiva, capace, che mantiene le promesse e risulta a tutti simpatica. Ecco, lui non vorrebbe rovinare l'immagine del politico sulla cresta dell'onda, amato dagli italiani e che guiderà il paese verso un fulgido futuro. Vedendo la televisione italiana ho individuato una persona che potrebbe sostituirlo, che non ha bisogno di offendere l'avversario e che ama profondamente il vostro candidato premier Di Maio, Sgarbi. Ecco. Potreste invitare Sgarbi in trasmissione e dirglielo? No, non possiamo invitare Sgarbi perché tutte le puntate che l'abbiamo invitato c'era anche Scanzi e non abbiamo voluto trasformare di martedì in un incontro di wrestling. Ecco, ricordatelo. La terza lettera ce la scrive il signor Filosofi. Ciao Floris, mi chiamo Filippo Filosofi, sono impiegato al Comune di Roma e sono a capo di un ufficio costituito di recente, l'ufficio anagrafe buche. Mi spiego, ogni buca che nasce a Roma deve essere registrata così da mantenere la situazione sotto controllo. Ieri tra Nomentano, Esquilino e Trastevere sono nate 359 nuove buche, per un totale di 1.859.354 buche di rara grandezza. Voi vi chiederete, a cosa serve un ufficio anagrafe buche? E che cavolo ne so io, che me frega.
Ad ogni buca nuova la Raggi si mette la fascia tricolore e la inaugura come nuova attrazione d'eccellenza romana, senza considerare che tutte le buche avvallano la necessità della costruzione della grande opera che i 5 Stelle hanno sempre avuto come obiettivo. Sto parlando della famosa funivia sospesa su Roma, con una meravigliosa vista sulle buche sottostanti. Inoltre, se noi convincessimo i turisti a gettare le monetine, oltre che nella Fontana di Trevi, anche in tutte le buche di Roma, non saneremmo il bilancio della capitale. Caro filosofi, strano che tu non sia ancora Presidente del Consiglio, hai la stoffa giusta. L'ultima lettera ce la scrive un certo Rocco S. Buonasera, Flori, sono un famoso pornoattore italiano e volevo sottoporle questo importante problema. Come sapete, Trump sta mettendo dazi su ogni prodotto e l'altro giorno ha messo dazi anche sui film porno italiani. Quindi cosa succede? Per non incorrere in tali dazi, possiamo vendere film in cui al massimo può succedere che i protagonisti limonino. Per esempio, in un porno classico da vendere in America, la storia prevede che l'idraulico, quando arriva, limona la padrona di casa, ma poi è costretto ad aggiustare la tubatura ed emettere fattura. In questo modo noi evitiamo i dazi, però si passa da genere porno a genere fantascientifica. Però non potete invitare Trump a eliminare i dazi e questo nostro fiore all'occhiello, non potete dirglielo a Trump, caro amico pornoattore. Trump vuole incentivare il mercato porno americano dove lui è l'incontrastato protagonista. E comunque non verrebbe mai a Di Martedì. Mai, mai. Perché pettinare il doppio riporto di Trump è considerato sport estremo, non si può fare. Alla prossima puntata con la posta. Ciao Flori, questa è la vera posta e io rispondo sempre. Dalla posta di Genova, Mario Giordano, direttore del TG4, il suo successo avvoltoi quelli che lucrano e si arricchiscono sulle tariffe. Cesare Damiano, PD, già ministro del lavoro, bentornato. Vi presento il direttore del Sole 24 Ore, Guido Gentili, grazie per aver accettato il nostro invito, e Monica Leofreddi, benvenuta a Di Martedì. Sempre con noi Valentina Petrini, partiamo dalle regole che fanno la differenza, Maria Laura Cruciani. Quello era il suo ufficio? Sopra l'ingresso di San Luigi dei Francesi, per la 15ª legislatura. Mentre per la legislatura precedente era a Palazzo Carpegna. Lui è Maurizio Eufemi ed è stato senatore per 7 anni, per questo percepisce un vitalizio. Che cosa ne pensa lei quando si parla di un eventuale taglio dei vitalizi? Da respingere un'ipotesi del genere. Vede, quando nel 2008 ci fu la caduta del governo Prodi, votai per la caduta del governo perché avevo, come dire, la garanzia che la legislatura, ove fosse finita, avrei avuto questo emolumento. Ma in questi giorni è stata annunciata guerra proprio ai vitalizi con la proposta di trasformarli in pensioni calcolate con metodo contributivo. Possibile immaginare che venga effettuato un ricalcolo dei vitalizi? Parliamo di un ricalcolo che deve avere un termine di forte ragionevolezza, perché sicuramente darebbe luogo a ricorsi e sicuramente genererebbe una reazione dell'ordinamento contraria all'idea che ci siano norme retroattive su questo argomento. Significa creare un pericoloso precedente, perché se si toccano questi presidi il rischio è incalcolabile. Allora, Mario Giordano, primo commento. Intanto non si può sentire uno che dice ho votato in un certo modo perché ero sicuro di avere il vitalizio, eh? È una roba che non sta né in cielo né in terra. Lui lo dice. Non si rimettevo, La mercificazione, il denaro, del volo, una roba che non si può sentire. Seconda cosa, io credo che ci sia già stato un intervento sulle parlamentari condannati. E questo intervento è stato fatto proprio attraverso la famosa autodichia, non attraverso una legge, ma attraverso l'ufficio del Parlamento. Allora, se è stato possibile in quel caso, io credo che sia possibile un ulteriore intervento. Del resto, se l'autodichia, la famosa autodichia, cioè ci facciamo le regole da soli, sono sempre andate bene quando si dovevano concedere i privilegi, io credo che l'autodichia debba andare bene anche in momenti più devono andare, che non va più bene. Direttore Gentili, però bisogna pure dire che
al di là ti piaccia o no, magari fanno ricorso e vincono. Certo, il problema esiste ed è questo, infatti. Tra l'altro prima sentiamo parlare dei allargare a tutti i deputati il sistema contributivo. C'è stato un tentativo nella legislatura che è appena finita del deputato Richetti, se non ricordo male, del Partito Democratico, e quindi la legge è passata alla Camera ma non al Senato, perché i dubbi erano molti. Perché non se lo volevano tagliare? No, ho capito, dico, c'erano anche... non ce l'avevano hanno tagliare. Approfittato di dubbi. Posetti! E comunque questo Posetti. Sistema dell'autodichia, che è una giustizia fatta in casa, insomma, no? È un istituto molto controverso, che appunto profila anche dei problemi dal punto di vista della costituzionalità in qualche caso, quindi teniamone conto, insomma. Allora, Monica Leofredi, che idea ti sei fatta di questa vicenda dei vitalizi che ci accompagna da almeno 4-5 anni nel dibattito politico? Insomma, io direi che i tagli della politica sono iniziati almeno 20 anni fa, cioè non c'è un partito che non si è presentato almeno una volta alle elezioni parlando dei costi della politica. Poi gli scandali erano le auto blu, i vitalizi, insomma ce ne sono di tutti i colori. Evidentemente non è così facile, perché già dal 2007 c'era l'inizio della fine della casta. La casta è qui presente, lotta insieme a noi ancora, mi sembra forte come prima. Valentina Petrini ha un appeal fortissimo alla vicenda dei vitalizi, tanto che c'è chi dice che i 5 Stelle puntano essenzialmente a quello. Ma se i 5 Stelle puntano essenzialmente a quello, sbagliano secondo me, perché credo che Roberto Fico, il nuovo presidente della Camera, nel suo discorso abbia detto una frase che noi dovremmo registrare, e cioè attenzione, perché tagliare i privilegi non dovrà significare tagliare i costi della democrazia. Allora io sinceramente penso che la gente, il popolo, questa norma se l'aspetta, e quindi adesso va fatta, deve essere portata avanti. Beh, però il vero dibattito sul quale secondo me il Movimento 5 Stelle dovrà confrontarsi è come si fa a non tagliare i costi della democrazia, che poi è il dibattito che in questo momento c'è in America a proposito delle lobby sulle armi, ed è il dibattito che ci propone Cantone dicendoci c'è bisogno di una legge sulla trasparenza dei finanziamenti dei partiti. Un esempio che proprio cade su quello che stiamo dicendo, la busta paga del parlamentare, poi Damiano Giordano Gentili, Emanuela Pendola. Ho fatto il sindaco di Pisa per 2 mandati, poi 2 legislature da parlamentare, la seconda sono stato eletto questore, quindi occupandomi dei problemi di gestione della Camera dei Deputati. Insomma, conosce bene i meccanismi interni della Camera? Abbastanza. L'onorevole Paolo Fontanelli, nella legislatura che si è appena conclusa, faceva parte del collegio dei questori, tra le figure più importanti nella gestione interna di Montecitorio, insieme a presidente, vicepresidenti e segretari. Per ognuna di queste figure è prevista un'indennità? Sì, quella dei questori veniva al netto 1.700 euro. Al mese? Al mese, al netto. E già, il parlamentare di base prende 8.500 euro tra indennità e diaria, 3.690 di rimborsi, ma la busta paga può anche aumentare, e parecchio. Se viene eletto presidente ne prende 4.600 in più, vicepresidenti e questori 1.720 e i segretari 1.270, così come i presidenti di commissioni, giunte e organi giurisdizionali, salvo che il deputato non rinunci a questa rendita, tutta extra. Nasce, diciamo, da una logica che fa corrispondere un'indennità aggiuntiva ad una responsabilità aggiuntiva. Se ne può discutere, ma quella era la logica. Senti Damiano, è sbagliato pagare di più chi ha maggiori responsabilità? Io penso che se non vogliamo ridurre l'idea di sono tutti pagati uguali, non esiste un contratto di lavoro che non preveda dei livelli. Ovviamente chi sta sopra guadagna di più, chi sta sotto guadagna di meno. Quindi le indennità ci sono. Si può rinunciare a queste indennità. Però io non vorrei passare, essendo favorevole al taglio dei vitalizi, come il difensore della casta, perché vorrei ricordare che non c'è solo la casta dei politici, c'è la casta, se parliamo di pensione, dei magistrati, c'è la casta dei giornalisti, che hanno dei benefici diversi da quelli dei lavoratori. La mia tesi è molto semplice, l'ho sempre sostenuta: noi dobbiamo avere delle regole per quanto riguarda i vitalizi che siano quelle dell'operaio della Fiat, le stesse Giordano. Regole. No, sulle pensioni ha ragione l'onorevole Damiano, esistono diversi privilegi e vanno aboliti tutti. Ricordiamo sempre, l'abbiamo raccontato tante volte qua, che la pensione d'oro, quella famosa da 90.000 euro al mese, basato su una legge privilegiata, è di un ex manager, non di un politico. Detto questo, però, oltre all'indennità ci sono tutta una serie
di interventi che si possono fare, per cui si può mantenere, anzi io credo che la democrazia funzionerebbe meglio se si tagliassero alcune cose. Per esempio, perché gli ex senatori, solo gli ex senatori, non gli ex deputati, per 10 anni, quando hanno finito il mandato, hanno 2.200 euro l'anno cash per fare i viaggi e andare dove vogliono? In base a che cosa? Che aiuto dà la democrazia il viaggio al mare dell'ex dopo senatore? Dopo che sei stato senatore. Allora, direttore Gentile, però c'è un confine labile, no, tra la demagogia e la ricerca del consenso. Si sta sorpassando o ancora no? Beh, insomma, noi abbiamo... Adesso c'è stato un impegno forte durante una campagna elettorale lunga e qualche volta anche molto confusa su questo tema del taglio dei costi della politica. Adesso chi ha proposto con grande determinazione un progetto di questo genere adesso deve rispondere agli elettori che lo hanno votato. I due partiti che sono usciti vincenti da questo punto di vista, le due forze politiche, sono il Movimento 5 Stelle e la Lega in particolare, tutte e due insistono molto su questo punto. Però è chiaro che quando si passa poi all'esame dei fatti, il discorso è più o meno più anche complesso. Anche se, Monica Lucredi, c'è una sequenza ora, no? Stanno rinunciando all'indennità. Ficola, Carfagna, Rosato, sì. Praticamente tutti. Sì, tutti. Anch'io, se avessi qualcosa a cui rinunciare, rinuncerei. Ma voglio dire, altri... No, ma rinunciare è facile quando si ha. Ma... quello che volevo dire è un tema sicuramente appassionante, nel senso che sarebbe un segno che davvero le forze politiche ad un certo punto si unissero e smettessero di litigare come i bambini, no? Ma tu non mi hai votato quella volta che io ho proposto, adesso all'improvviso potrebbero trovare una, diciamo un accordo su questo tema, per me è molto importante. Ho fatto un conto a casa quando mi avete invitato, 3.500 più o meno tra dipendenti, Camera, Senato, segretari, eccetera, mettiamo 5.000 euro al mese, sono 17 milioni l'anno che si potrebbero risparmiare. Con le siringhe, vi ricordate il caso delle siringhe negli sì. ospedali, no? Calmierato i prezzi tra i 50 centesimi e i 60 centesimi, si sono risparmiati ben 150 milioni l'anno, la metà, quindi sono 75 milioni solo per aver calmierato il prezzo delle siringhe negli ospedali. Quanto c'è da fare oltre spazio i vitalizi? Tantissimo. Valentina Pietrini, guarda però come sono andati a finire i tagli del passato. Nicole Di Giulio. Nuova legislatura, costi della politica che restano. I vitalizi, nonostante gli annunci e le promesse, sono ancora lì insieme all'infinito elenco dei privilegi. Qualche compito a casa però è stato fatto. Partiamo dal contributo di solidarietà sui vitalizi. I senatori, si sa, sono un po' più restii al cambiamento. La Camera invece lo ha introdotto, anche se l'assegno degli ex deputati non ha sofferto più di tanto. I tagli che poi effettivamente subiscono ogni mese gli ex deputati sono irrisori. Parliamo di circa 200 euro al mese su un vitalizio da 5.000 euro. Passiamo ai bonus per le spese di viaggio. Chi esce da Palazzo Madama per 10 anni continua a muoversi gratis per tutta Italia su treni e aerei, privilegio che Montecitorio ha abolito. Un taglio che ha permesso ovviamente di risparmiare alle casse di Montecitorio circa 900.000 euro all'anno. Dov'è poi andato a finire il tetto di 240.000 euro per gli stipendi dei dipendenti del Parlamento, introdotto nel 2014? Durato appena 3 anni, Camera e Senato non l'hanno rinnovato. Vediamo come sia nel bilancio della Camera sia in quello del Senato c'è una grave spesa proprio per pagare gli stipendi. Più di 4 milioni per quanto riguarda la Camera, circa 1,5 milioni di euro per quanto riguarda il Senato. Insomma, ancora i compiti sono incompleti. Chissà se saranno più diligenti gli onorevoli della 18ª legislatura. Allora, vengo dalla Pietrini, ma prima un commento di Mario Giordano. Il Senato, che pure in questa legislatura se l'è cavata pelo pelo, no? Sì, proprio no. Il Senato è sempre più lento rispetto alla Camera. Però io volevo, però dimostra, la Camera dimostra che se si vogliono fare le cose si fanno. Io non ci sto neanche alla retorica del non cambia mai nulla, non è vero, sono tanti anni che ci battiamo su queste cose e qualcosa è cambiato. E fosse anche una cosa simbolica, a me piace vedere il Presidente della Camera che va in auto, mi piace vedere. E perché la democrazia sarà anche fatta di simboli, sarà anche fatta di simboli. Se vediamo anziché l'autobus un simbolo, secondo me anche quello ha la sua importanza, oltre ad avere un'importanza a livello di costi
perché le cifre non sono poi così rilevanti. Non sono così rilevanti. Tra l'altro il tema non è neanche più di cifre, perché il problema è l'esempio. Alla popolazione, la popolazione chiede l'esempio, così come in un nucleo familiare si spacca l'euro per insomma poterlo utilizzare in tutte le emergenze, la stessa cosa è per il Parlamento. C'è però un'informazione che dobbiamo dare a chi ci sta ascoltando da casa, che questo Parlamento della 18ª legislatura è il più giovane, con il numero maggiore di neoeletti, però comunque registra circa 45-50 neoeletti che sono ex consiglieri regionali o condannati oppure coinvolti in processi per rimborsopoli o per le spese pazze, che sarà interessante capire come poi voteranno questi provvedimenti. Direttore, quando arriveranno alla prova. Direttore Gentili, nella passata legislatura si è molto discusso del tetto, no? Del tetto agli stipendi, poi alla fine molti di questi tetti non sono stati potuti o essere rinnovati o confermati. Quella è una questione che si riporrà? Secondo me sì, si riporrà, e in qualche modo è anche giusto che si riproponga, tenendo però conto che ovviamente dobbiamo anche considerare, questo vale per il tetto agli stipendi, per la solidarietà, i contributi di solidarietà, che ce ne sono stati tantissimi, che però insomma anche la Corte Costituzionale ha detto che poi non è che possono essere eterni, voglio dire, quindi c'è sempre il mettere in pratica che crea problemi. Cesare Damiano, le faccio vedere e poi mi spiega come funzionano i rimborsi. Cristina Bombino. Nella busta paga di un parlamentare, oltre all'indennità di mandato, ci sono i rimborsi, che spalmati su voci diverse sono davvero tanti. Facciamo i conti con chi era alla Camera la passata legislatura. Innanzitutto c'è la diaria. La diaria è di 3.500 euro al mese. Attenzione però, ogni assenza sono 200 euro in meno, ma in fondo non servono nemmeno tante presenze. Si vota solo 3 giorni a settimana di solito, martedì, mercoledì e giovedì. Poi ci sono le spese per l'esercizio del mandato. Le spese per il cosiddetto portaborse, per organizzare eventi, per sostenere l'attività politica. Di questi 3.690, solo la metà, cioè 1.845 euro, vanno, tra virgolette, rendicontati. Le virgolette sono d'obbligo, perché si può rendere conto anche con un'autocertificazione. Però avvengono comunque dei controlli ogni tanto. È stato mai controllato? No, io personalmente mai. Non dimentichiamo i trasporti. Parlamentare ha diritto a viaggiare gratis in tutto il territorio nazionale, con il treno, con l'aereo, con i traghetti. E se questo non bastasse? C'è un ulteriore rimborso di circa 1.000 euro al mese per gli spostamenti in taxi per muoversi dalla Camera all'aeroporto, che diviso per 30 giorni fa 34 euro di taxi al giorno. Oltre a questi rimborsi ci sono altri 3.000 euro all'anno di spese telefoniche rimborsate. Insomma, 250 euro al mese di cellulare. In totale, un parlamentare arriva a prendere tranquillamente 12.000 euro al mese, netti. E forse qualcosa in più. Allora, Cesare Damiano, iniziamo dalla credibilità dell'autocertificazione, poi questi controlli ci sono. Allora, l'autocertificazione ha una relativa credibilità, per quello che mi riguarda, poiché soltanto la metà delle risorse che vengono attribuite al parlamentare deve essere certificato, nulla vieta che si estenda l'intera certificazione. Poi aggiungo che nel momento in cui i questori, il Partito Democratico non ce l'ha né alla Camera né al Senato, e tutto è nelle mani dei vincitori, Movimento 5 Stelle e Lega, non ho dubbio che il Senato si allineerà con i tagli della Camera, che sono benvenuti quei tagli, perché sono, come si dice, un'equiparazione. È quasi una sfida, per quanto riguarda i vitalizi, anche qui, se non vogliamo fare della demagogia, non si possono abolire, perché ogni mese il parlamentare versa una quota di quasi 1.000 euro per il fine pensionistico, e poi la Camera versa il doppio di quella quota. Però si può agire, ad esempio, ripristinando per 3 anni il contributo di solidarietà, che è la mia proposta per i vitalizi alti, e poi si può anche aumentare l'età a partire dalla quale si prende il vitalizio, come i lavoratori normali. Questi sono interventi fattibili, che dimostrano che si può intervenire anche sul passato, perché noi abbiamo come sempre due tipi di interventi. Uno, ancora una cosetta da fare per i vitalizi futuri, perché l'età di 60 anni, 65 anni è ancora più bassa rispetto a quella dei cittadini, e deve essere spostata alla pari dei cittadini. E poi c'è da fare il grande intervento sui vitalizi passati. Le forme ci sono, si possono trovare, basta avere la volontà di trovarle. Mi permette di dire, tutte queste
queste indennità aggiuntive, eccetera, eccetera. Ogni tanto si dice, ma anche nelle imprese private, no? Ci sono rimborsi, eccetera. È vero, però qui c'è la politica, in questi anni ha una cosa da pagare per ristabilire un rapporto di cittadini, è che sostanzialmente il sistema politico non ha funzionato. Oh, e allora, questo è il punto. Monica Leffredi è il direttore Gentile. Per ristabilire il rapporto con i cittadini deve fare in più di quello dovuto. Forse la chiave è questa, no? Che la demagogia si basa sulla credibilità o meno di chi poi è oggetto di questi interventi. La credibilità, ma intanto i controlli vengono fatti anche su questi rimborsi, perché mi sembra un po' come la giustizia d'orologeria, no? A tempo, anche a volte questi controlli mi sembra che vengano fatti perché per degli scontrini, ricordiamo il caso Marino, no? Vengono poi invece cacciati, allontanati dalla politica quando si vuole. Quindi cos'è? Una giustizia a tempo, anche quella, un controllo a tempo? E perché non vengono pagati a presenza? Certo che se intanto i vitalizi li togli a quelli che stanno sdraiati, quelle immagini orrende, no? Che vedi la Camera e il Senato con persone che bivaccano nella Camera e nel Senato, io a quelli li leverei proprio di principio i vitalizi. Allora, direttore Zentini e Valentina Primi. C'è chi dice, attenti perché abbiamo invertito il meccanismo, siccome non ci piacciono i politici li inseguiamo al ribasso con degli stipendi sempre più adatti a loro, invece dovremmo cercare di avere dei politici un po' migliori. Direttore Valentina Petrini. Ma politici migliori certamente. Certamente, perché io sono d'accordo sul fatto, come ha detto prima Giordano, che poi il problema riguarda il funzionamento della politica e dei politici. E purtroppo ha dimostrato la politica e i politici che molto spesso non funzionano, sia a livello nazionale, Camera, Senato, sia a livello anche locale, perché anche questo va detto quando parliamo di costi della politica. E quindi io credo che dobbiamo inseguirli anche sul piano dell'efficienza della politica e del loro lavoro. Non solo sul piano del costo. Aspetta Valentina, perché c'è la politica locale, ti faccio commentare quello che abbiamo trovato in Val d'Aosta, sempre con Cristina Bombino. La regione Valle d'Aosta, circa 120.000 residenti, insegue dal 2004 il sogno di un aeroporto commerciale. Peccato però che sia un sogno mai realizzato, uno spreco regionale da 30 milioni di euro. Sì, perché qui non atterra e non parte nessun volo di linea. La pista ci sarebbe stata allungata 1,5 km, ma il terminal non c'è. Progettato dall'archistar Gaio Lenti è rimasto incompleto e il cantiere è abbandonato. L'aerostazione purtroppo ha avuto il fallimento di una società che a suo tempo si era aggiudicata l'appalto con un ribasso del 35%. Ma si recupera qualcosa? Ovviamente un cantiere fermo per anni non presenta bene. Da quello che ci hanno detto i tecnici, forse è più la brutta impressione che il vero danno. Invece la sensazione è che il danno sia grosso, il terminal è costato 9,5 milioni di euro. Per fare questo, i milioni da aggiungere alla spesa saranno oltre 6. Ci sarà un appalto che andrà a identificare un nuovo soggetto che porterà a termine il lavoro. Sempre che poi si trovi una compagnia disposta a volare su questa tratta. Ogni volo trasporterebbe in media 17 persone per 3 voli settimanali. Ed è facile fare i conti. Se oggi la gestione dell'aeroporto costa ai cittadini della Valle d'Aosta 3 milioni l'anno, alla fortunata compagnia aerea ogni passeggero costerebbe 1.000 euro a tratta. Costi e benefici? Quello è una scelta privata. Finora non si è fatto vivo nessuno. La scelta privata, allora Valentina Primo, prego. Considera Floris che anche la Valle d'Aosta è rimasta coinvolta al tempo nello scandalo delle spese pazze regionali, però per esempio la Valle d'Aosta rispetto ad altre regioni è efficiente nel recupero crediti. Voi considerate che negli ultimi 5 anni il caos rimborsi spese pazze ci ha sottratto quasi 1,069 miliardi e di questi ne abbiamo recuperati soltanto 272 milioni. Tanto quindi per proprio pochissimo. Sì, però è vero che la gran parte di noi siamo molto concentrati su Roma, ma gran parte degli sprechi e degli sperperi sono poi a livello locale. Due casi, cito rapidamente, una società che racconto anche nel mio libro, una società in Lombardia, una municipalizzata, per gestire nel suo bilancio, cioè un terreno che vale 700 di affitto, cioè paga 700 euro, l'unica cosa che fa questa società è pagare l'affitto di questo terreno 700 euro. Ha un presidente, 10 consiglieri d'amministrazione e 5 sindaci, tutti ovviamente col gettone. In Sicilia esiste una delle più grandi società che gestisce l'acqua ad Agrigento, l'acqua non arriva nei rubinetti, ci sono oltre 300 dipendenti, lo stesso procuratore di Agrigento che ha aperto l'inchiesta l'ha chiamata l'assumificio, quindi è l'assumificio, cioè non arriva l'acqua perché gli
acquedotti, come è noto, non servono per dar da bere, ma servono per dar da mangiare, molto spesso. Questa ancora di più inavvoltò il libro che sta un po' sbancando nelle librerie. Allora, direttore Gentili, il problema del tagliare poi è che bisogna entrare col bisturi, non con l'ascia. Invece qua c'è una politica che chiede, ma poi è in grado di realizzare. Certo, bisogna distinguere. Adesso parlavamo degli sprechi nelle regioni, alcune regioni a statuto speciale, sono 5 in Italia. Però nessuno si è mai azzardato ad avvicinarsi a cambiare, diciamo, la situazione. In queste regioni dove ci sono anche tanti privilegi, anche dal punto di vista fiscale, ma ci sono anche situazioni molto diverse, perché un conto è la Sicilia e quindi è un conto del Trentino Alto Adige, e anche qui da un lato ci sono molti più sprechi, dall'altro lato c'è una buona efficienza, e quindi appunto il bisturi è vedere davvero dove dobbiamo tagliare. Monica Leofreddi. Intanto diciamo che la politica in questi ultimi anni sta parlando molto alla pancia di noi italiani, no? Ed è facile intercettare i nostri malumori perché sono sempre più evidenti, per cui soltanto un cieco, uno stolto non riuscirebbe a fare questi slogan. Da lì poi dopo a creare invece la testa, sai, mi viene in mente il libro I no che aiutano a crescere. Questo paese, sicuramente anche noi italiani ci spaventiamo rispetto a certi no. Non voglio parlare di Monti, della Fornero, è stato un periodo in cui come all'improvviso ti ritrovi dei genitori che ti hanno sempre fatto fare tutto e poi all'improvviso ti dicono no, non puoi più fare niente, devi pagare tutto quanto. Però dobbiamo anche noi metterci in testa che non possiamo scegliere la politica in base a quello che ci fa comodo, ma dobbiamo programmarlo questo paese per i nostri figli, per i nostri nipoti, cioè comunque progettare non soltanto a 2-3 anni. Non mi posso fidare di programmare il futuro di un paese da persone che prima non si mettono in sintonia con il paese stesso. E quella che fa la politica adesso in sintonia non c'è stata, deve ritornare. Adesso sembra che tagli ci siano anche molto velocemente. Aspettiamo quelli e poi ripartiamo. La sfida che oggi andrebbe lanciata al Movimento 5 Stelle è: dite al paese come è possibile fare politica trovando i soldi sottraendoli alle lobby, perché la democrazia ha un costo. Ci sono posti dove i soldi si possono trovare. Piccola pausa, torna Gene. A Giova, mai riconosciuto? Sono Virginio Raggi, risolvo i problemi di mia sorella e do l'olio agli ingranaggi. Hai visto i 5 Stelle che abbiamo fatto? Se siamo presi tutto, presidenti della Camera, vicepresidenti, questori, questurini, segretari, portaborse, portazaini, parrucchieri, hanno tirato tutto! Noi abbiamo lasciato manco e bricio ai pittini, tutto nostro! Cosa c'è, Davide? Non sto andando bene? Davide, che c'è? Scusami, ma c'ho Davide Casaleggio che mi controlla ogni singola parola, perché c'è sto statuto che impone ai militanti di dire soltanto quello che pensa a capo, e se dici qualcosa che non gli piace paghi 100.000 euro e ti espelgono dal movimento, te lanciano con la catapulta, te lanciano in cima a spelacchio e stai lì fino a Natale. Comunque hai visto Giovanni? Hai visto che code sulle strade italiane ieri, eh? Gita le Pasquetta, ma che gita le Pasquetta? Era tutta gente che voleva andare a conoscere Toninelli. Toninelli! Scusa un attimo. A Davide, ma Toninelli si chiama Danilo o Danilo? Come si chiama Toninelli? Danilo! Con l'accento sulla O. Scusa, ma questo mi sta di tutto. Giovanni, Toninelli è il nuovo sex symbol del movimento. È più figo del cantante dei Maneschine. Se stanno il signore e le Mir che in camera hanno stracciato il poster del Brad Pitt e c'hanno quello del Toninelli. Uno vale uno, ma Toninelli vale almeno 1,10. A Davide, non vale 1,10 Toninelli. 1,7, 1,7. Che ho sbagliato, sto sempre a sbagliare. Oh, a Davide! E che te devo dire? Scusa, devo dire onestà, onestà, ho detto. Giovanni, hai visto, no? È il nostro simbolo. Ha conquistato il Parlamento, hanno nominato Paola Taverna vicepresidente del Senato. Adesso però c'avevamo un problema grosso noi. Resta scoperto il ruolo che prima ricopriva la Taverna. Stava al banco del pesce a urlare, pesce fresco! Pesce fresco, date fresche, la Tindena!
E così facevano i sordi, adesso non sappiamo chi metterci, ma noi abbiamo già iniziato a lavorare, Fico ha già tagliato i costi della politica, avevamo deciso, basta elezioni, non si andrà più a votare, famo un gruppo unico di WhatsApp, dei 60 milioni di italiani, e votiamo con un emotico, gli metti una faccina e hai risolto. Te confesso però, Giovanni, che sono stanco mo, domattina con tutta la delegazione dei 5 Stelle andiamo alla Mattarella. Per consultazioni, indovina chi hanno chiesto di preparare i panini al prosciutto? A mia sorella. Ma quella non fa neanche, non sa fa neanche il sindaco. Ma quella non sa fa manco i panini. Non gli mette il prosciutto tra due fette di pane, mette il pane tra due fette di prosciutto. Vabbè, innovazione. A Virginia, che stai a fare? Ne approfitto, Giovà, per annunciare che su Canale 5 parte la nostra trasmissione, una specie di talent condotto da De Filippi, si chiama Amici de Di Maio. È una specie di collina, tutti possono mandare un video con il loro programma di governo. La piattaforma Russo giudica democraticamente, infatti alla fine vincono solo gli amici di Di Maio. Ho detto bene, Davide, no? Ho detto bene. Come non ho detto bene? Me spelli dal movimento. Me devo andare a sedere sulla calabuta. Ma che... Vabbè, ce vado, ma che vuoi? Giovanni, sa che non ci vedremo più. Ma è espulso dal movimento, Casaleggio, non ci vedremo più, Giovanni. Che peccato, se stava così bene qua. Oh, no, che delusione. Ma quanto piange, Casaleggio. Quasi 5 minuti, Vixia Portelli, immagino che si parta dalla California. Sì, assolutamente sì, vi do le ultime notizie dalla sparatoria presso il quartier generale di YouTube a San Bruno in California. Vediamo le immagini, eccole qui, delle operazioni di soccorso. Queste sono le persone che sono state evacuate dal quartier generale di YouTube ieri pomeriggio. Operazioni di soccorso, ambulanze e polizia e anche molto panico. Sappiamo più o meno cosa è successo perché si è conclusa da pochissimo la conferenza stampa della polizia. Allora, la situazione, dice la polizia, è molto fluida. Comunque, la responsabile, la persona che ha sparato, è una donna che è morta al momento. Pare per ferite, dice il capo della polizia, autoinflitte, quindi si è suicidata. Ha iniziato a sparare, ha sparato all'impazzata e ha colpito diverse persone. Almeno 4 sono i feriti che sono stati trasportati con le ambulanze, vediamo qui sempre le operazioni di soccorso, negli ospedali. E la polizia, vi dicevo, dice che la situazione è fluida e sta continuando a indagare. Quello che sappiamo al momento è che sembra che la donna, le fonti riferiscono una donna adulta, abbia iniziato a sparare per colpire, sembra il fidanzato. Sono centinaia al momento le persone evacuate, le vedete qui che stanno uscendo con le mani alzate, perché oggi pomeriggio veramente non si capiva che cosa stava succedendo. Per restare invece alle vicende di casa nostra cambiamo decisamente argomento, naturalmente c'è la politica, sulle prime pagine dei giornali ve ne mostro uno per tutti, la Repubblica, con Di Maio in prima pagina e le dichiarazioni che ha rilasciato qui da noi a di martedì, governo, la mossa di Di Maio, sia Salvini ma senza Berlusconi, quindi rimane sempre aperto il rebus maggioranza, quindi si tratta di seguire con attenzione cosa succederà fra poche ore durante le consultazioni. È tornata Concita De Gregorio. Grazie. Editorialista di Repubblica, giornalista televisiva, Fuori Roma su Rai 3, un bellissimo programma nuovo, un'idea nuova che un po' dice che l'Italia è cambiata. No, ti ricordi i tempi di Ballarò quando venivi? Quanto ci si scontrava, da una parte c'erano i berlusconiani, dall'altra gli anti-berlusconiani. Com'è cambiata l'Italia? Io sento che c'è una grandissima voglia, un grande bisogno di ascolto, di essere ascoltati. Anch'io ho bisogno di ascoltare e quest'idea di andare in giro per l'Italia, ormai sono 3 anni, no? 43 città, 1000 interviste, nasceva proprio da un bisogno di parlare un po' di meno, conoscere di più, ascoltare di più e corrispettivamente le persone vedo che hanno molto bisogno di essere ascoltate perché non sanno spesso a chi dire quello che hanno da dire e si capiscono tante cose. Perché? Diciamo, questa incapacità ad ascoltare, molti dicono è la politica che non ha saputo ascoltare, molti giornalisti, molti. Chi è che intanto non veniva sentito? La maggior parte delle persone comuni e io.
a una piccola rubrica. Cioè, si era un po' incantato il refrain, no? Sì, ma non solo le persone comuni, anche gli amministratori, le persone che lavorano nei territori, i sindaci, gli assessori, le persone che fanno volontariato, quelli che portano avanti le associazioni, cioè chi porta avanti veramente il paese, è quasi sempre in posizione di frontiera e lasciato da solo. Io ho conosciuto tanti sindaci, anche di sinistra. Sì, tu hai girato bravissimi. 43 città, più di 1000 interviste, no? E ho trovato, ma non so, per esempio, si è parlato di Bardonecchia in questi giorni, in queste settimane. Io ho ripensato tanto al sindaco di Ventimiglia, che è un giovanissimo sindaco del Partito Democratico. Quando sono andata da lui, ma proprio tecnicamente alla frontiera, cioè davvero, quando si dice posizione di frontiera, lui è sul confine, e mi diceva: io sono da solo a gestire un fenomeno epocale che naturalmente io non posso controllare, non posso neanche governare. Ma al sud, penso ai sindaci del sud, adesso si dice, sento molto dire, che il Movimento 5 Stelle ha vinto perché i cittadini volevano il reddito di cittadinanza e quindi prendere quei pochi soldi, o addirittura sento dire che ha vinto perché è sostenuto dalle mafie. Ma io ho girato tanto il sud e ho trovato tanta povertà e tanta criminalità organizzata, naturalmente. Penso al sindaco di Reggio Calabria, di cui non si parla mai, che è un giovanissimo sindaco che fa veramente un lavoro di presidio di legalità. E allora a volte mi chiedo, quando parlo con queste persone e le ascolto, ma se tu non ti sei mai occupato della povertà e della illegalità, delle mafie, se non te ne sei mai occupato politicamente a livello di governo, come fai poi, per esempio, a lamentarti, ad attribuire alla povertà e alle mafie il risultato elettorale? Cioè, o governi i processi, cioè, tu dici, o non li governi, no? Si scambia, in qualche misura, si scambia la causa con l'effetto. Beh, io dico che se c'è la povertà, tu devi affrontare la povertà. Di questione meridionale non si parla più in questo paese da anni. Io non ricordo un provvedimento di legge che fosse seriamente orientato a combattere le illegalità mafiose, che, come si sa, oggi sono sul litorale laziale, in Piemonte, in Lombardia, ovunque, no? Le mafie fanno affari, le mafie fanno soldi. Certo che le persone che non hanno prospettive di lavoro, per esempio, il grande problema, la questione della generazione scomparsa, è il lavoro che manca. E allora lì, riavvolgendo il nastro e di nuovo andando a parlare con gli amministratori, con le persone nei territori, tu vedi. Mi diceva il sindaco di Ravenna che a 32 anni si è persa una generazione, la sinistra ha perso completamente una generazione. Ecco, la sinistra, dici tu, no? Nella tua inchiesta tu molto spesso senti rappresentanti politici locali che uno non conosce, dice quello da dove stai, magari sta da anni lavorando agli stessi temi. Molta dell'analisi politica dei giornalisti e degli osservatori si concentra sui risultati delle elezioni, no? Proviamo a capovolgerlo. Come ti spieghi i risultati delle elezioni guardando gli elettori, non guardando gli eletti? Ma guarda, la politica, che non gode di grande popolarità nei cittadini comuni, è quell'attività per cui tu pianti un albero sotto la cui ombra non siederai, no? Cioè, fare politica significa mettere un seme ed essere certi che l'ombra di quell'albero proteggerà qualcun altro, non te. Allora, io sono cresciuta e tanti di noi sono cresciuti con questa consapevolezza, cioè che fosse un servizio, è un servizio. Pensare ai destini degli altri e non al proprio, quindi, per esempio, progettare, ci vogliono 40 anni per cambiare una città. Se tu diventi sindaco e fai un piano a 3 anni, in quei 3 anni vengono a maturazione i frutti delle gestioni precedenti, no? Cioè, ci vogliono 40 anni a cambiare le cose, quindi devi essere in grado, con sobrietà e senza interesse personale, di mettere le basi di qualcosa che tu non vedrai, cioè che non tornerà immediatamente utile, come tuo tornaconto elettorale. Cioè, devi pensare diciamo a 30 anni, ma se non riesci a pensare a 30 anni devi pensare almeno a 10, qualche mese, ma non puoi pensare a 3, no? Non puoi, però, pensare, senti, a 3 mesi. Tu sei allora, stata, siccome questo non succede,
non succede a livello nazionale, però nei territori succede, cioè nelle città, nei posti, i sindaci, gli amministratori sono chiamati a rispondere di quello che fanno e sono spesso persone che vengono dalla politica. Ti dicevo di questo sindaco di Ravenna perché mi ha molto colpito, una persona piena di allegria, con un gran sorriso, che viene proprio dal Partito Comunista, sai, la Romagna, no? Peppone e Don Camillo, sì. Il catto comunismo, prima Bersani, poi Renzi, adesso non sa più neanche lui chi. E lui mi diceva, si è persa una generazione. Allora mi è tornato in mente, si è persa una generazione, perché il problema dell'Italia non sono i giovani immigrati che arrivano, sono i giovani italiani che escono, certo. No? Questo è con tutta evidenza. Però la campagna elettorale si è fatta tutta sul tema dell'invasione e non del fatto che i nostri figli, i miei e i tuoi figli, non avranno una prospettiva di lavoro. Però io vedevo la tua ultima trasmissione su Arezzo, no? Giustamente aveva vinto quelle elezioni il sindaco del centrodestra e gli si contrapponeva un ragazzo del PD. E quello del centrodestra diceva, però vedete, alla fine, quando sono andati a votare, c'era da una parte un citto, diceva, un ragazzino, e dall'altra parte uno che aveva fatto delle cose. Sì. Allora, c'è stata dal punto di vista del PD una sopravvalutazione del concetto di gioventù, di arrivare, di cambiare le cose, e in qualche modo uno scartare invece quelle certezze anche che può dare la tradizione politica, il know-how, il sapere già, aver fatto già delle esperienze. Ma intanto la giovinezza non è un valore in sé. No? Se bastasse essere giovani saremmo a posto, cioè ci sono dei giovani vecchi e dei vecchi giovani, ma questo l'abbiamo sentito tante volte. Il problema è che quella bruttissima parola rottamazione, mi diceva l'altro giorno Cecilia Mangini in un'intervista, ma come si fa a rottamare in un paese dove tutti vogliono conservare tutto? Guarda le case degli italiani, sono piene di cose, tutti conservano, noi siamo sì, un popolo che conserva. Contro... Quindi la rottamazione era proprio un concetto anti-italiano. Però poi non l'hai neanche fatta, diceva sempre Cecilia. Aggiungi pure oltretutto. E allora poi non hai sostituito forze nuove. Ti sei ridotto, cito ancora Cecilia, a fare la corte del Re Sole dove ti tolgono i pidocchi dalla parrucca. Ma tornando ai giovani, che è la cosa che mi interessa davvero tanto, i giovani, poi parliamo di ragazzi di 20 anni, ma anche di persone di 40, certo. Perché è una situazione bloccata davvero. Io ho notato che... su questo tema della mancanza di prospettive, che è dovuto anche al fatto che le generazioni più anziane, diciamo, si sono arroccate, non hanno permesso il passaggio, poi ti voglio dire una cosa sulle primarie, sì. c'è una responsabilità molto grande anche del sindacato, proprio del sindacato, una responsabilità storica. Io a Sesto San Giovanni ho parlato molto a lungo con Antonio Pizzinato, che è stato segretario della CGIL, come ti ricorderai, negli anni 80-90, e che è un meraviglioso vecchio, si può dire vecchio, dopo una certa età si può proprio dire vecchio perché è bellissimo essere vecchi. Io sono incantata dai vecchi che parlano con una libertà e con una eresia. Non hanno neanche più responsabilità. Proprio, sono assolutamente, tutte le volte che... Che ti ha detto Pizzinato? Pizzinato mi ha detto, ma non ci sono più i posti dove parlare. Non ci sono i posti dove andare a parlare. Abbiamo chiuso tutte le sezioni, lui dice ancora, no? E quindi le persone che hanno bisogno di porre un problema della loro vita semplice, dove vanno a porlo? Se tu non hai... dovevano essere le primarie il punto in cui la base si faceva sentire. Allora, tu hai chiuso i circoli, hai chiuso i luoghi di confronto, hai pensato di portare in rete il confronto, ma intanto bisogna... Per avere il confronto in rete bisogna che tutti gli italiani abbiano, certo, un computer, e non mi pare che sia così. Cioè continui a dimenticare tagli gli fuori, esclusi. Quantomeno le generazioni, ma anche quelli materialmente. Che hanno meno, no? Le, certo, persone che hanno meno proprio le escludi dal dibattito. E poi in rete vince chi la sa usare meglio, la rete, chi ha cominciato prima. E poi in rete non c'è la possibilità di discutere approfonditamente con calma delle questioni complesse. Senti, dicevamo all'inizio del nostro... della nostra chiacchierata, ti chiedevo se ti ricordavi il mondo di Ballarò, no? Non c'era solo la sinistra, c'erano anche i berlusconiani. Berlusconi che spazio ha dal tuo punto di vista? Rappresenta ancora parte dell'Italia? Ma guarda, Berlusconi in sé è un fenomeno che passerà alla storia per la sua longevità e sì, per la sua capacità di rinnovarsi continuamente. Noi quando andiamo all'estero... C'è stato un momento in questa recente campagna elettorale in cui si è affacciata l'ipotesi
che si candidasse anche Prodi, poi non è accaduto, ma pensa se si fosse riproposta 20 anni dopo, no? Sono cose che all'estero la gente dice, ma come 20 anni dopo gli stessi candidati? Quindi Berlusconi in sé è un fenomeno che, voglio dire, io gli auguro 150 anni di vita, ma è destinato fatalmente a finire. Io credo che sul territorio però ci siano delle radici profonde di quello che lui ha seminato. Ti faccio l'esempio della Liguria. Si parla sempre dei delfini. Chi sono i delfini? Se ne sono spiaggiati tanti, sì, i delfini, sì, di Berlusconi. Però Giovanni Toti, per esempio, che in Liguria governa con la Lega e che ha conquistato in poco tempo quasi tutta la Liguria, adesso sono imminenti le elezioni a Imperia, ma ha già preso Savona, ha preso Genova naturalmente. Ecco, quel modello lì, e Toti in particolare, che è una destra molto, molto in dialogo, molto in, sì, contatto, molto attenta alle esigenze dei cittadini. Ecco, secondo me questa è la vera eredità di Berlusconi, cioè quello che lascia nei luoghi e che potrebbe sorprendere in futuro. Concita De Gregorio, vi ricordiamo, fuori Roma, e chiude con Milano, mi pare. Chiude, no? Con Milano, ancora due puntate. Grazie Concita. Grazie, e diamo il benvenuto a Nando Pagnoncelli. Buonasera. Allora, cosa abbiamo domandato agli italiani questa settimana? Beh, innanzitutto abbiamo chiesto un parere, un giudizio sulla strategia adottata dal Partito Democratico in questa fase post-elettorale. Vediamo i risultati con il cartello 1. Non sono univoci, il 39% ritiene che stia sbagliando tutto, il 28% che si stia muovendo piuttosto bene, ma un terzo sospende il giudizio in attesa di conoscere le prossime mosse del Partito Democratico. A seguire abbiamo chiesto qual è diciamo, la prospettiva del Partito Democratico in questa fase delicata. Lo vediamo col cartello numero 2. Il 50% ritiene che il Partito Democratico sia destinato a ritornare in gioco, il 42% di parere opposto lo ritiene definitivamente fuori dai giochi in questa fase, mentre l'8% non si esprime. Analoga domanda l'abbiamo posta rispetto a Silvio Berlusconi. Vediamo le risposte con il cartello 3. Vedete qui i risultati sono decisamente più netti, il 63%, quindi quasi due italiani su tre, ritengono che Silvio Berlusconi sia definitivamente fuori dai giochi in questa fase politica, il 31% ritiene invece che sia destinato a rientrare in gioco. Grazie Nando, resta con noi e presentiamo il direttore del Mattino, Alessandro Barbano. Buonasera, benvenuto in libreria con un libro che si intitola Troppi diritti, l'Italia tradita dalla libertà di Mondadori. Allora, troppi diritti sembra un paradosso. Sembra strano, sì, perché sembra strano. In realtà tutti rivendicano più diritti. Sì. Però in realtà io credo che il declino italiano sia figlio di un'overdose di diritti. Cioè? Che hanno. Io penso che il dirittismo, così lo definisco in questo libro, abbia infiltrato un po' tutte le culture politiche del nostro tempo. Dal riformismo, che ha fatto un patto con i penultimi lasciando gli ultimi fuori dalla porta, al liberalismo, che ha declinato, diciamo, la sua prospettiva, una prospettiva egoistica, fino alle forze antisistema che hanno usato la clava dei diritti contro la delega, contro l'essenza della democrazia, contro l'elite. Si pensa a quello che si può avere come prioritario rispetto a tutto il resto? Sì, si pensa a quello che si può avere non immaginando che i diritti in una democrazia moderna, in cui l'autorità è stata già abbattuta, occorra far corrispondere i doveri. Se i doveri non ci sono, i diritti diventano pretese, esibiti nella pubblica piazza, e soprattutto pretese spesso in contraddizione, che stanno una a fianco all'altra, ma senza un'istanza superiore che giudica la conciliazione o la compatibilità di queste pretese, ciascuno grida al vento. Perché dice questo, l'autorità è già stata messa in discussione? Perché nelle democrazie moderne il principio di autorità è caduto. E questo è anche un bene. I diritti inverano la democrazia, la realizzano abbattendo prima l'ansia del regime, questa è la loro storia, poi i totalitarismi. Oggi che le democrazie, diciamo, sono ormai consolidate, i diritti da carburante delle democrazie rischiano di diventare fucili puntati contro di esse. Anche perché purtroppo c'è un fattore esterno ai diritti, ed è la tecnica. La tecnica apre nuove possibilità e i diritti copre queste possibilità occupandole. Guarda quello che è stato
il mercato internetiano e l'utopia di una comunicazione disintermediata, dove ciascuno era emittente ricevente, dove la democrazia assembleare poteva essere decidente in assenza di mediazioni. E poi abbiamo scoperto che l'opinione pubblica è abbastanza marcia. Perché? Perché ci sono le fake news, i contenuti piratati, c'è qualcosa che non torna. Dunque, infatti lei dice tutto cambia in fretta nelle prime righe del libro, ma nulla si muove. Che significa? E questo è un po' il sintomo della distanza che esiste tra le parole della politica e la realtà. La politica dà l'idea di cambiare perché aumenta le aspettative, soprattutto con il suo livello di promesse irrealizzabili, salvo poi deludere puntualmente. E lo stesso la distanza che esiste fra la virtualità e la realtà. Quindi c'è un elettorato che sogna e si chiede sempre di più e si ottiene sempre di meno. Esatto. È così, Pagnoncelli? E così si bruciano le leadership in questo modo, perché si alimentano aspettative che vengono puntualmente disattese, e questo aumenta quel senso di disillusione, di rancore talora, che caratterizza il clima sociale. Lei dice che la malattia del paese è il matrimonio a perdere tra diritti e tecnologia. Ne stava parlando, ma che significa praticamente? Significa questo, che la tecnologia consente di fare la procreazione assistita con l'utero in affitto. Ci sono oggi molte femministe che vanno convincendosi che l'utero in affitto è in fondo una possibilità contrattuale di liberazione della donna. Perché? Ma sì, perché non mantenersi vendendo il proprio corpo? E questa è proprio uno slittamento della dimensione del diritto nella dimensione aperta del possibile, cioè tutto ciò che diventa possibile diventa giusto. Se noi la tecnica non la governiamo, se noi non abbiamo un pensiero politico e civile in grado di utilizzare le possibilità aperte all'uomo, noi diventiamo schiavi di queste prospettive. Ed è quello che è accaduto nelle Lei democrazie. Dice però schiavi anche della piazza, lei parla di dittatura della piazza. Certo, schiavi della piazza, perché la piazza oggi è una politica debole, evidentemente schiava del consenso, insegue la piazza e quindi cede a ogni tentativo di blindare il consenso, è diventata l'obiettivo di qualunque strategia politica. Nando Pagnoncelli, diceva il professor Galdieri la settimana scorsa, qua la rete in fondo è uno strumento, dipende da come la vuoi utilizzare. Qual è stato l'effetto dell'arrivo delle tecnologie in maniera così pesante sul panorama politico? Ma è esattamente questo il tema, cioè come viene utilizzata. Da un lato, teoricamente, uno strumento di democrazia, uno strumento di confronto, uno strumento di ascolto. Proviamo a immaginare come raggiungere i diversi segmenti sociali attraverso la rete e come rispondere a dei bisogni nel momento in cui vengono meno i luoghi dell'ascolto sul territorio che tanto cari erano alla vecchia politica. Ma nello stesso tempo, ha ragione il direttore, ci troviamo in una situazione in cui sostanzialmente, al di là dello scandalo di Cambridge Analytica e quindi dell'utilizzo improprio dei dati personali per fini propagandistici, abbiamo il regno dell'omofilia. Cosa vuol dire? Che i social sono sostanzialmente ambienti nei quali noi accettiamo soltanto le persone che la pensano come noi e espelliamo tutti gli altri. E poi c'è il tema delle fake news, le bufale sono sempre esistite ma oggi si diffondono in modo virale e sono un elemento di perturbazione della democrazia attuale. E poi c'è la rabbia, dice lei, che fa la c'è rabbia? La rabbia è la piazza, vedi, il punto è questo, voglio completare il ragionamento che facevo prima. Immagina di entrare in una mostra d'arte, dove non esiste catalogo, non esiste direttore della mostra, non esistono saperi, non esistono pannelli che spiegano i percorsi. Sui muri ci sono solo i giudizi di coloro che l'hanno vista. Quindi l'istanza soggettiva che diventa dominante. E quindi cadono tutte le mediazioni del sapere e del potere. Ecco perché la politica segue la piazza, perché comandano loro. Allora, se abbiamo rinunciato a stabilire delle mediazioni perché abbiamo utilizzato lo spazio della democrazia mediale come una giungla, rinunciando a mettere legalità, a imporre regole e soprattutto a far valere una gerarchia dei saperi che dominasse queste possibilità. È la morte del giornalismo e nello stesso tempo l'utopia del giornalismo internetiano, dove io salgo sull'autobus, filmo l'autista che guida parlando al telefono con la fidanzata e lo faccio licenziare. Non c'è più bisogno di noi, ma davvero non c'è più bisogno di noi? Io penso che ci sia ancora bisogno di noi. Chi incarna politicamente, a suo modo di vedere, questa trasformazione della società? Scusami, non ho sentito. Chi incarna politicamente, a suo modo di vedere, questa trasformazione del sociale?
Beh, voglio dire, in Italia c'è un partito che ovviamente ha utilizzato questo strumento magnifico che è la democrazia internetiana, costruendo una utopia che è risultata credibile nelle urne, e sono il Movimento 5 Stelle. È un partito che ha disintermediato ovviamente il rapporto fra massa ed elite, ma dentro questa disintermediazione, poi dietro questa disintermediazione, di fatto c'è una gestione verticistica, come sempre, tutte le utopie assembleari nascondono il verticismo, e lo abbiamo visto nelle fasi di gestazione di questo movimento. Questo è assemblarismo e anche oggi. E verticismo, c'è pure una reazione però a un immobilismo delle forze precedenti. Ma non c'è dubbio, ma infatti i 5 Stelle sono evidentemente, possiamo dire, una malattia della democrazia, e l'effetto di una malattia delle culture tradizionali, riformiste e liberali, che hanno governato male, dimostrandosi poco credibili. Però che è malattia della democrazia un partito che ha preso così tanti voti in libere elezioni? Io penso di poterlo dire, nella mia libertà, nella mia autonomia. Questo non è un giudizio, spesso, certo. Spesso la democrazia si ammala e poi guarisce. Oggi però, l'hai sentito Di Maio, no? Può governare? Vedi, Di Maio, può governare. Di Maio, chiunque può governare. Ma Di Maio cosa dice stasera? Dice: io posso fare il governo con la Lega e con il PD. Allora, nella prospettiva dei 5 Stelle, qualunque riferimento ideologico, progettuale, non esiste, perché come fai a chiedere contemporaneamente una collaborazione a due partiti che hanno programmi, idealità, valori antitetici? Agnoncelli, come si fa? Si chiede il direttore del Mattino. Che si possa fare lo abbiamo visto, ma cosa significa fare questo? Ma in realtà uno degli elementi, forse l'elemento principale successo al Movimento 5 Stelle, è questa idea dell'onestà, della trasparenza, del ridurre i costi della politica. Allora, attorno a questa idea, l'elettore può accettare anche dei compromessi. Lo abbiamo visto anche, per esempio, con l'iscrizione al gruppo parlamentare europeo da parte del Movimento 5 Stelle, che non era esattamente corrispondente al comune sentire di una quota non trascurabile di elettori del Movimento 5 Stelle. Quindi è come se fosse una politica molto più pragmatica, molto più avulsa dai valori, e dove forse la politica è diventata quasi post-ideologica da questo punto di vista. Però attenzione, perché ritorniamo a quello che diceva il direttore prima, cioè sostanzialmente deve essere una politica che è improntata a valori, a una visione del mondo. E che piace molto al sud, una politica direttore. Che è la costruzione della città, però non, come dire, basata semplicemente sulla risoluzione dei problemi immediati. Ecco. Piace molto al sud, lei è il direttore del Mattino. Piace che molto al fatto? Sud, perché al sud lo scollamento fra elite e massa è stato più forte, e quindi evidentemente il voto del sud, insieme a un voto di protesta, è un voto anche di cambiamento, indubbiamente. Basta vedere come ha votato Napoli, dove al centro ha vinto il PD, al Vomero Forza Italia più o meno, e poi arrivare fino a Scampia, dove il 66% degli elettori ha votato per il Movimento 5 Stelle. Troppi diritti, l'Italia li ha tradita alla libertà. Alessandro Barbano, grazie anche a Nando Pagnoncelli, alle sue analisi. Grazie a voi. Riportiamo al Quirinale. Il Quirinale in questi giorni è al centro dell'attenzione, naturalmente, per l'avvio delle consultazioni, e anche un luogo però di inestimabili capolavori artistici. Vi portiamo a visitare i giardini del Quirinale, le tante sorprese che il palazzo racchiude. Ci guida Louis Godard, il professore già consulente per la conservazione del patrimonio artistico della Presidenza della Repubblica. Professore, grazie una volta ancora per aver ospitato la 7 di martedì in questi spazi. Ma per la verità, il presidente Mattarella ha aperto il palazzo tutti i giorni ai cittadini, quindi la 7 è doppiamente benvenuta. Grazie, ne approfittiamo subito. Dove siamo? Questo splendido panorama, da dove si vede? Siamo sul più alto dei colli di Roma. Lì in lontananza vediamo San Pietro, e uno capisce, vedendo questo panorama, il motivo per cui i papi a un certo punto hanno abbandonato durante i mesi estivi il Vaticano, dove imperversava la malaria, per rifugiarsi in questi giardini sul più alto dei colli di Roma. Perché questo spazio fu voluto dai papi nel Cinquecento? Nel Cinquecento c'era la vigna dei Caraffa, poi Ippolito d'Este, di cui vedremo poi una parte delle costruzioni, aveva installato una bellissima villa sul colle del Quirinale. Il Papa ha trascorso alcuni mesi, i mesi estivi, in questa villa, e nel 1583 ha voluto costruire la sua villa, e il punto di partenza delle costruzioni papali sul colle.
è l'inizio di una lunga storia. Nel Vaticano c'era la malaria? Era una zona paludosa e durante i mesi estivi con le zanzare c'era malaria. Ci ricorda il fatto che il Quirinale si è trasmesso col potere attraverso tanti diversi poteri, vero? Questo palazzo è l'unico al mondo che da quasi mezzo millennio è associato al concetto di auctoritas. Palazzo dei Papi dal 1583 al 1870, residenza dei re d'Italia dal 1870 al 1946 e da allora sede della massima magistratura dello Stato repubblicano. E allora, professore, iniziamo a visitare il giardino. Andiamo a visitare l'area del boschetto, un luogo estremamente ameno, voluto da Papa Paolo V Borghese all'inizio del Seicento, che era caduto completamente in disuso, che abbiamo recuperato e restaurato nel 2010. La seguo. Andiamo. Qua dove siamo? Siamo su quest'area di fronte alla Palazzina Gregoriana, che è l'eliporto. Questo spazio è destinato all'elicottero del Capo dello Stato. E viene utilizzato. Devo dire che il presidente Ciampi lo usava assiduamente. Napolitano, per esempio, non lo ha mai usato, preferiva una macchina. Rispetto a dove siamo, il presidente dov'è? Gli uffici del presidente dove sono? Allora, sono due uffici. L'ufficio ufficiale, oserei dire, dove il Capo dello Stato riceve i capi di Stato stranieri, dove in occasione delle crisi di governo riceve i rappresentanti dei partiti, e qui nella Palazzina Gregoriana. Poi c'è il suo ufficio privato, che usa quotidianamente, in fondo alla cosiddetta Manica Lunga, nella palazzina costruita da Fuga nel Settecento. E allora andiamo al boschetto intanto. Con i colori di una giornata così, professore, questa fontana è splendida proprio, ma ho letto che è stata portata qua. Qui abbiamo un magnifico esempio di fronte a noi della stratigrafia dei giardini, così come c'è una infinita stratigrafia del Palazzo del Quirinale. Abbiamo questa fontana che proviene dalla Reggia di Caserta. Abbiamo lì in lontananza la Meridiana di Borromini e qui di fronte il Coffee House, voluto da Papa Benedetto XIV nella prima metà del Settecento. La cosa straordinaria di Roma, del Quirinale, è che veramente è una storia che non si ferma mai. Professore, sembra un labirinto. Ma è quasi un labirinto. Un labirinto poiché riserva delle meravigliose sorprese, come questa famosa area del boschetto che abbiamo recuperato nel 2010, restituendo tutto questo territorio alla sua antica bellezza e restaurando anche questa magnifica fontana voluta da Gregorio XV con i giochi di acqua. Non dobbiamo dimenticare, amavano i giochi d'acqua. Non dobbiamo dimenticare che per i papi i giardini erano fonte di gioia ed è qui che portavano anche, lo vedremo più avanti, gli ambasciatori che venivano a rendere omaggio al successore di Pietro. Più avanti troviamo altri giochi d'acqua. Quindi. Troveremo altri giochi d'acqua. E dentro la fontana si vede l'arcobaleno. Certo. Qui inizia la zona archeologica, abbiamo detto. E qui inizia una zona che ci porterà nella più antica storia di Roma. Attraverso gli scavi, attraverso i reperti, attraverso anche le sintesi che potremo fare sulla storia della Roma repubblicana, imperiale e il Colle del Quirinale. Perché dentro al Quirinale c'è anche un piccolo museo di reperti trovati. E qui siamo al piccolo museo. Piccolo museo nel quale ho radunato dei reperti che si trovavano all'interno dei giardini del Quirinale con altri reperti che provengono dagli scavi che ho effettuato sotto il perimetro dei giardini. Ad esempio, abbiamo recuperato questa statua, certamente di Giunone, seduta su una panchina, e sulla stessa panchina erano seduti anche Giove e Minerva, e la famosa triade capitolina. Questa iscrizione greca, che è di età bizantina, però ci ricorda una cosa molto interessante. Dopo il 146 avanti Cristo, con la conquista della Grecia da parte delle truppe romane, i greci partono per l'Italia
è l'esempio straordinario di quanto una civiltà può essere arricchita dall'apporto di altri popoli. Perché fu una vera migrazione. È una vera migrazione, quindi questi professori, questi studiosi, questi artisti greci invadono Roma e insegnano veramente alla antica Roma arcaica l'arte della civiltà classica. Gli scrittori latini se ne sono resi conto, c'è la famosa frase di Orazio: la Grecia vinta ha vinto il suo feroce vincitore. Aprirsi conviene sempre. E mi diceva che anche la frase famosa, anche tu Bruto figlio mio, l'aristocrazia romana parlava greco. Il Cesare, quando fu ucciso nel 44 da Bruto in senato, non ha detto tu quoque figli mi, gli ha detto caesu technon, perché lui, aristocratico per eccellenza, parlava con greco. Bruto parlava in greco. Però adesso vi faccio vedere una cosa che ci porta, oserei dire, nelle viscere della terra. Ho recuperato in un cunicolo questo reperto molto interessante che serviva da architrave a uno dei tanti cunicoli che corrono sotto al livello dei giardini del Quirinale. Ed è merito dei nostri corazzieri aver individuato questo reperto. Dopo, devo dire, con una buona dose di incoscienza, ho deciso di calarmi nel cunicolo per recuperare questo reperto che va ad arricchire. Professore, le chiedo, non è che ci può portare nei cunicoli? Andiamo a vederlo, però andiamo. Non da fuori. Andiamo. Sotto il Quirinale, sotto al giardino, corrono quindi tanti cunicoli. Controllati regolarmente dai nostri corazzieri, che sono la guardia personale del capo dello Stato, perché naturalmente dei malintenzionati potrebbero inserirsi all'interno del palazzo. E in uno di questi cunicoli, loro, mandando un robot, hanno individuato un reperto antico. Io mi sono calato, l'ho raggiunto strisciando qua dentro, strisciando e recuperando questo reperto che abbiamo visto nell'antiquarium. Questa botola dove porta? Incredibile, si apre come nei film di spionaggio. Ci porta allo scavo che abbiamo effettuato nel 1999, riportando alla luce costruzioni aristocratiche del periodo repubblicano e dell'inizio del periodo imperiale. Che quindi vorrebbe dire? Significa primo secolo avanti Cristo fino al terzo-quarto secolo dopo Cristo. Delle vere e proprie abitazioni. Abitazioni di gente che stava bene. D'altra parte il Colle del Quirinale era occupato da grandi famiglie, i Flavi. Attico, l'amico di Cicerone, aveva naturalmente una villa sul Colle del Quirinale. Andiamo nell'antica Roma. Andiamo nell'antica Roma, dicevamo prima repubblicana, poi imperiale. Queste erano abitazioni. Come erano si svolgeva? Delle abitazioni. Ecco, come si svolgeva la vita qua dentro? Ma ovviamente sono abitazioni certamente dell'aristocrazia romana, quindi non dobbiamo farci illusioni. Il popolo non viveva in case di questo genere. Questa è la prima volta che si vede questo sito. Sì. La ricchezza di questi ambienti è dimostrata anche, e oserei dire soprattutto, dalla presenza di questi mosaici. E come vede, ovviamente qui abbiamo una successione di stratigrafie. Dopo il periodo imperiale abbiamo tracce della Roma medievale, quindi come sempre questi scavi evidenziano la straordinaria continuità che coinvolge il territorio di Roma. Una stanza con i mosaici, che stanza era dentro la casa? Difficile dirlo, sulla base bisognerebbe allargare lo scavo, ma poteva essere una stanza legata ovviamente a grandi ambienti di rappresentanza. Ed erano le case dei ricchi. Erano le case dei ricchi. Ma i giardini sono stati sempre solo utilizzati come rappresentanza? Non solo come rappresentanza, ma anche alla fine del Seicento da Papa
Innocenzo XII come orto, i cui prodotti venivano distribuiti al popolo romano. Lui ha coniato una frase che sicuramente piacerebbe moltissimo a Papa Francesco. Era criticato per aver fatto dei giardini del Quirinale un orto. E lui sa cosa ha risposto? Il buon odore della carità debella il cattivo odore molto più di tutti i fiori del mondo. Perché era un orto proprio con carote, con basilico, con melanzane. Era un orto. Era un orto. Dove ci porta, professore? Adesso andremo a vedere il Museo delle Carrozze e poi la Fontana dell'Organo. Andiamo. Ed ecco le carrozze. Ecco le carrozze nella rotonda delle antiche scuderie sabaude. Abbiamo qui tre esemplari, un quarto in questo momento è stato prestato a Torino per una mostra. Le prime due carrozze risalgono al 1817. Sono le cosiddette carrozze realizzate in occasione delle nozze tra il principe di Carignano e Maria Teresa d'Asburgo-Lorena. Questa è la carrozza degli sposi e questa è l'altra carrozza utilizzata per quel matrimonio con le storie di Telemaco. Ambedue le carrozze sono state dipinte da vacca e sono veramente dei capolavori. Trainate da cavalli, trainate, che andavano i sovrani e la famiglia, quindi. Assolutamente. E la terza carrozza, invece, ha una storia molto particolare e in parte tragica. Questa carrozza è chiamata l'Egiziana. Fu realizzata nel 1819 su ordine di Carlo Felice di Savoia per la moglie, Maria Cristina di Borbone, e realizzata per il carnevale, quindi nata per un momento di festa. Dopodiché questa carrozza fu dipinta in nero perché fu utilizzata in ogni occasione per i funerali dei sovrani sabaudi, da Carlo Alberto fino a Umberto I. È più bella di quella dei Casamonica, indubbiamente. Anche di Buckingham Palace, sì. Però anche dei Casamonica. Professore, ma la carrozza moderna è la famosa Flaminia del Presidente? Che andremo a vedere, dopodiché torneremo al Cinquecento, all'ultima testimonianza sopravvissuta, dal Giardino di Basso, la famosa Fontana dell'Organo. Dalle carrozze alle auto, queste siamo ai giorni nostri, sono le famose Flaminia del Presidente, che poi è una e la sua gemella. Qualora la prima si dovesse fermare. Quando vengono utilizzate? Naturalmente in occasione dell'elezione del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato, uscendo dal Parlamento, sale a bordo della macchina e raggiunge il Palazzo del Quirinale. E in occasione della festa della Repubblica, il 2 giugno, il Capo dello Stato, il Ministro della Difesa, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e il Consigliere Militare prendono posto all'interno di queste macchine per seguire la sfilata che si svolge sui fori imperiali. Lei forse non sa, professore, che sono del 61. Non lo sapevo. Io. Sono del 61, le fece Pininfarina. Costarono, credo, 55 milioni di lire pagate al Ministero del Tesoro. Sono Lancia 335 perché è il passo. Eccole qua. E sono gemelle, anche una... Susseguono anche le targhe. Belfiore e Belvedere si chiamano. E sono belle. Bellissime. Professore, eccoci all'organo che è incastonato in un contesto stupendo. Cos'è? Sotto praticamente la palazzina gregoriana. È un edificio che è stato costruito alla fine del Cinquecento, ultimato da Clemente VIII. Questi mosaici splendidi sono stati realizzati da Pompeo Maderno e Del Neri, raccontano essenzialmente le storie di Mosè. E c'è l'organo ad acqua. Perché... Prima di arrivare all'organo, professore, le chiederei cos'è questa sorta di presepe? Questo non è un presepe, è una cosa che in realtà è estremamente laica, inserita nel contesto della Fontana dell'Organo a metà del Cinquecento. È la fucina di Vulcano. Ah. E queste statue provengono
da una collezione che è stata acquistata dai papi e che qui è sistemata in questo ambiente della fontana dell'organo. Vediamo l'organo. Vediamo e ascoltiamo l'organo. È un organo ad acqua, uno dei pochissimi che esistono, insieme a quello di Tivoli, e faceva parte di questo desiderio dei papi di allietare le visite degli ambasciatori al Palazzo del Quirinale. Possiamo sentirlo l'organo? Dobbiamo sentire l'organo. Sarebbe bello se potessimo sentire anche, perché abbiamo parlato della gioia dei giardini, un brano che ispira la gioia, perché non la nona. L'inno alla gioia, maestro Ferdinando Bastianini, benvenuto, il professor Godard. Prego maestro. Grazie maestro, grazie davvero. Professore, allora l'inno nazionale, il nostro inno nazionale e il nostro inno europeo fusi insieme. Ma chi ascoltava questo? Gli ambasciatori che rendevano omaggio al Papa venendolo a trovare sul Colle del Quirinale, come raccontano anche i dipinti del Salone dei Corazzieri, e il Papa si divertiva a organizzare anche dei momenti di gioia per questi ambasciatori. Cioè che faceva? Per esempio li portava qui a ascoltare dei concerti e anche a bagnarli copiosamente, perché faceva zampillare l'acqua che alimenta la fontana dell'organo. Uno scherzo da prete, diciamo. Scherzo da prete. Eccolo, ecco. Ci hanno fregato a noi. Vabbè. Eccoci qua. Professore, con la mano bagnata dell'acqua dei papi io la ringrazio. Grazie davvero a lei di aver ospitato noi la 7 qua al Quirinale un'altra volta. Buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Noi ci vediamo martedì prossimo. Ale.